È piacere sempre presentarvi il grande Pier Giorgio Caria, che secondo me è... Grazie. Secondo me, e non solo secondo me, è uno dei più grossi esponenti, io direi anche a livello mondiale, che abbiamo ora sul nostro pianeta, per quello che concerne tutte le tematiche esoteriche, spirituali, comunque quant'altro, che gira tutto intorno a questo grande momento evolutivo. Non vi voglio portare via tempo perché abbiamo ancora 4 ore, saranno molto molto intense, facciamo un break fra un'oretta e mezzo, lascio la parola subito a Pier Giorgio Caria, grazie. Tanto le luci sono esagerate. C'è della musica in sottofondo. Sì, adesso la togliamo subito, No, va bene. Siamo dopo le tre. Anche perché una volta che andiamo in privati poi mi direte che la ricerca, perché compongo questo grande mosaico che unisce temi e aspetti che stanno accadendo nel mondo, tematiche solitamente considerate disgiunte, però se è vero che noi siamo degli spiriti dentro un corpo materiale e in questo noi riflettiamo, come diceva il grande Ermete, l'assioma come in alto così basso, quindi se noi siamo spirito e materia, anche la creazione per forza di cose deve essere spirito e materia. Questo per dire cosa? Che eventi che solitamente vengono ritenuti legati all'ambito della religione, quindi che attengono ai temi dello spirito, li vediamo come disgiunti dopo da ciò che viviamo nel quotidiano, quindi magari si va a messa, si vive quel momento più o meno coinvolti interiormente, generalmente meno, più che più, e dopo si ritorna alle cose ritenute comuni. Ecco, io non sono d'accordo su questo, non lo erano nemmeno i Maya, quindi ho delle persone diciamo abbastanza prestigiose, per quanto non più esistenti, almeno non a quel livello di conoscenza, che avallano questo mio modo di vedere le cose, modo che scaturisce ovviamente non da opinioni personali, ma da anni e anni di ricerca. Sono circa 25 anni che giro il mondo in lungo e in largo, sia per il mestiere che faccio, sono un documentarista che produce con uno studio privato documentari sia per le TV italiane che per le TV internazionali. Qui in Italia generalmente lavoriamo con Voyager, o meglio ancora con Roberto Giacopo, già dai tempi di Stargate sulla 7. Quindi questo grande scenario che ho potuto sperimentare di persona mi ha convinto con prove, perché appunto il mestiere del documentarista richiede di documentare ciò che uno va esponendo, non si può imbastire un documentario solo su delle opinioni, ci devono essere comunque un minimo di indizi probatori che indicano che una determinata cosa, per quanto magari non del tutto provata che sia reale, però sufficientemente provata come possibile. Questo per cui mi caccia fuori da quelle che sono solitamente ritenute le considerazioni che si fanno su certi argomenti, come ad esempio gli UFO e i cerchi nel grano. Credi agli UFO, credi ai cerchi nel grano, come se i cerchi nel grano o gli UFO fossero delle materie religiose che attengono al mondo dello spirito, per quanto io nemmeno lì sono d'accordo. Comunque è un discorso che voglio fare come premessa, perché appunto se noi siamo spirito e materia e quindi siamo uniti, per cui lo spirito e la materia sono due facce della nostra essenza che esiste su due piani, per cui non si può credere allo spirito, perché se io sono materia e spirito esisto, quindi lo spirito esiste, quindi se ci sono delle leggi ben precise che regolano la materia, per forza di cose ci devono essere delle leggi che spiegano la spiritualità, non può essere diversamente. Solo che noi ancora non le scopriamo, perché brancoliamo nel campo dei credo, cioè ci hanno abituati, sin da quando eravamo nel ventre di nostra madre, a ragionare in termini di spiritualità, nel termine di credo. Credi a questo, credi a quello, credi in Cristo, credi in Buddha, credi in Maometto, eccetera, eccetera.
con un amico indiano, Siuma del Maio, credo in Manitou. Vabbè, credo in Manitou, che mi frega. Ecco, questo è un, dal mio punto di vista, è ciò che l'esperienza mi insegna, forse un discorso di Fiorini, l'ho già fatto, ma lo voglio rifare, farò un po' di ripasso, anche perché non so, c'è qualcuno che non mi ha mai sentito oggi? Ecco, ci sono un po' di persone che non mi hanno mai sentito, quindi farò anche un po' di ripasso perché è necessario imbastire comunque un piano di partenza per capire dopo meglio lo scenario degli eventi attuali che stanno accadendo nel mondo. Quindi ci hanno abituato, dicevo, ad affrontare certe tematiche con questo approccio: credi a questo, credi a questo, credi a Gesù, credi agli UFO, credi ai ciechi nel grano. Ecco, per me questo è un discorso che è solamente funzionale al nostro dominio, alla nostra manipolazione, perché è un qualcosa in cui si crede ma non è scientificamente dimostrabile, genera cosa? Conflitto, perché se io credo una cosa e Eros ne crede un'altra, diversa, già questo crea un problema di compatibilità. Lui crede a Maometto, io credo a Gesù, sono problemi, come facciamo? Poi in un tempo come questo, fortemente condizionato da guerre religiose, di fatto noi siamo in guerra nel Medio Oriente, anche ieri, adesso non ricordo, è morto un ragazzo, un nostro militare, un ragazzo di 24 anni, in missione di pace, però oggi nelle missioni di pace si muore sparati o sotto le bombe. Quindi il discorso del credo è un discorso che è funzionale a un potere che vuole dominare le nostre coscienze per farci fare delle scelte, o meglio, per farci fare delle non scelte, cioè subire uno stile di vita e un sistema nel quale noi non abbiamo nessuna possibilità di metterci bocca, perché crediamo in questo, crediamo in quello, ma di fatto non abbiamo nessuna certezza, cioè non abbiamo prove scientifiche di cose importanti che poi sono dei punti cardine che conducono la nostra vita. E da questo sorge un'altra riflessione. Oggi siamo una civiltà, diciamo, nella considerazione media delle persone molto avanzata rispetto alle epoche storiche passate. Abbiamo dei computer, siamo andati sulla Luna, abbiamo le automobili, abbiamo tanta scienza e tecnologia come mai si era vista nella storia dell'umanità. Eppure, nonostante tutto questo sviluppo, siamo carenti in maniera terrificante sulla cosa più importante che noi abbiamo. Noi abbiamo, ciascuno di noi nasce con una ricchezza che ci accomuna tutti come esseri umani, che è la vita. Cioè tutti noi siamo vivi, ebbene, su ciò che noi chiamiamo vita, è la cosa più importante che abbiamo, perché già la salute viene dopo la vita. Io non posso avere salute se non sono vivo, giusto Eros? Non si è mai visto un morto ammalato, sicuramente sano. Ecco, su ciò che noi chiamiamo vita, che è la cosa più preziosa che abbiamo, non abbiamo certezze assolute, non abbiamo certezze scientifiche. Crediamo, ipotizziamo. A volte nelle mie conferenze mi capita di discutere anche in maniera abbastanza accesa con cattedratici o studenti universitari, soprattutto questi che sono, non so se c'è qualche studente universitario, però siccome sono giovani, quindi con la passione e la foga della gioventù, difendono a volte acriticamente dei punti di vista non dimostrati. E con queste persone, così io non voglio litigare, tu sei figlio di una scimmia, io sono figlio di Dio, e mi piace pensarla così. Al che le persone ci rimangono un po' così, perché forse tutto sommato essere figli di una scimmia piuttosto che essere figli di Dio non so se è tanto aristocratico. Però cioè, ti regalerò un casco di banane, così stiamo tranquilli. Però di fatto siamo nell'ambito dei credo, e questo è molto brutto. Perché è molto brutto? Perché questo capitale vita, che è un capitale a termine, anche se sotto sotto ognuno di noi spera di farla franca, di fatto a livella, come dice il grande Totò, ci aspetta alla fine di questo viaggio nella materia attraverso questa navicella biofisico del corpo. Ecco, quindi noi, ricchi, poveri, sani o malati, intelligenti o stupidi, bianchi o neri, eccetera, eccetera, non abbiamo certezze sulla cosa più preziosa che abbiamo, che è come spendere questo capitale vita. Come me lo spendo io il capitale vita?
Oggi nel mondo occidentale lo si spende per il successo, la carriera, il denaro, la bellezza estetica. Tra poco, sia donne che uomini, invece che essere portati in camposanto, bisognerà prima portarli a un centro di riciclaggio dove tutta la plastica ci mettiamo dentro, tra seno, glutei, naso, eccetera, eccetera, e cominciamo a essere, cioè dobbiamo andare nel cestino quello della plastica, più che al camposanto. Ecco, questo capitale vita noi lo spendiamo dietro dei valori, per alcuni sono assoluti, per altri no. Però è sempre un credo, è sempre un'opinione non dimostrata. Ebbene, facciamoci un ragionamento. Se fosse vero che dopo la morte del corpo fisico finisce tutto, c'è il nulla, il buio eterno, nasce una considerazione: il mio capitale vita lo spenderò con tutte le mie forze, la mia intelligenza e le mie capacità per avere successo, cioè me la godo, ma proprio con tutto il cavolo del piacere. Spendo tutto perché in questo battito di ciglia che è la vita umana, perché alla fine non è così lunga, io mi gioco tutte le carte per arrivare a godermi tutto. Se è vero o se fosse vero che dopo la morte non c'è niente, ma come certezza dico, non come credo, perché ragioniamo tanto su come spendere i capitali, a maggior ragione dovremmo ragionare sul capitale più importante che abbiamo da spendere, che è la nostra vita, che comprende quindi la nostra famiglia, i nostri affetti, i nostri amici, il nostro lavoro e così via. Ma se così non fosse, e c'è un ente morale molto potente, molto saggio, che ha potere su di me, e alla fine della morte io mi trovo davanti a lui e questo ente morale mi dice: ma che schifo di vita hai fatto tu, hai schiacciato i tuoi simili, te ne sei fregato di coloro che soffrivano, non hai fatto niente per gli altri, sei stato un disgraziato cinico egoista, ebbene, a causa di questa tua condotta immorale, il tuo destino è questo. Ora, questa l'ho resa in un modo, diciamo così, secondo una visione medievale, perché per me non è esattamente così. Però accettiamo che questo discorso immaginario che io ho appena fatto sia diciamo un centro di forze intelligentissime, divine, direi, che di fatto per sincronicità armonica, vibrazionale, mi indirizza verso un destino piuttosto che in un altro. Ecco, se fosse vero questa seconda ipotesi, io la vita, questo grande capitale, più grande e più importante che ho, me la spendo diversamente, perché so, ho certezza che a secondo della moralità e dell'eticità della mia vita io avrò un destino, cioè una felicità piuttosto che una sofferenza. Ma devo avere certezze su questo. Ecco, noi non dedichiamo, a parte già noi in questa sala Eros siamo degli intellettuali raffinati, già che partecipiamo a ascoltare un relatore o comunque a discutere di tematiche di cui la maggior parte delle persone ma proprio non gliene può fregare di meno, noi già siamo intellettuali raffinati, ma il 99,9% della massa, e parlo di quella che si può permettere l'informazione perché ha i mezzi, perché vi ricordo che oltre l'80% della popolazione mondiale può fare solo una cosa, sperare di arrivare dalla sera, dalla mattina alla sera, cioè campare, perché nel loro spazio mentale non c'è altro, cioè la fame occupa. Quando tu soffri la fame occupa il 100% del tuo spazio mentale, materiale e spirituale, non hai tempo per nient'altro. Ecco, noi siamo dei privilegiati, siamo una massa minoritaria nel pianeta che può permettersi di disquisire a pancia piena, col corpo ben vestito, riscaldato, in una bella sala pulita, di queste cose. La maggior parte delle persone non si interessa, non ragiona su come spendere, su come usare questo importantissimo, fondamentale capitale che abbiamo tutti, la vita. Cioè noi la vita ce la gestiamo come se fosse un tiro di dadi su un tavolo in base a dei credo. Ora, che l'umanità abbia speso cifre enormi e secoli per arrivare al computer e a tutt'oggi abbiamo speso praticamente pochissimo in termini massivi, sto dicendo, per capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, è una situazione dal mio punto di vista aberrante, che ci indica che noi non siamo molto intelligenti ma molto stupidi, perché sulla cosa più preziosa che abbiamo, che è la nostra vita, non ci ragioniamo mai.
La religione di fatto è come una forza inerziale che è entrata da bambini nelle nostre vite e passa come se fosse la palla da bowling tirata, passa dritta, ma noi non ci fermiamo mai a chiederci se quel ragazzo di 33 anni sbattuto su una croce in realtà, invece che una figura iconografica tradizionale, non sia un essere veramente esistito, che invece di portarci una religione idolatra fatta della adorazione di un personaggio, ma in realtà lui non fosse che un professore che è venuto a insegnarci come si vive. E quindi lascia perdere tutto quell'orpello, anche bello per carità, fatto di ritualismi, di statue trasportate a spalla, di paramenti sacri, di incensi, e lasciamo perdere la perla più preziosa che questo bellissimo essere ci ha portato, che è l'insegnamento su come si deve vivere in una società che arrivi a raggiungere lo scopo e il traguardo che tutti cerchiamo, che è la felicità. Perché tutti cerchiamo questo, alla fine, attraverso i soldi, attraverso la bellezza esteriore, attraverso il successo nella carriera lavorativa, nella carriera artistica, quello che volete, ma tutti cerchiamo la stessa cosa, cioè la felicità, che falliamo sempre. Cioè questa felicità è un'eterna carota che noi non riusciamo ad acchiappare. L'unica cosa che acchiappiamo sono le bastonate che questa vita materiale continua a darci sulla schiena. Quindi il fatto che l'umanità fallisca da millenni l'obiettivo principale della sua stessa manifestazione vitale è un fatto che non ci ferma a farci riflettere. Noi non riflettiamo su questo. Noi sperperiamo quel numero finito di giorni che abbiamo a disposizione, meno uno, meno due, meno tre, è un conto alla rovescia la vita. Non voglio essere qui generare spaventi, voglio parlare di cose pratiche, perché di fatto penso che ciascuno di voi mi riconosca che ciò che sto dicendo è vero. Giovani o anziani, età media o bimbi, di fatto noi su questa cosa non ragioniamo, non ci pensiamo. Usiamo la vita secondo schemi precostituiti dati da qualcun altro che sicuramente non ci ha spiegato perché quel sistema, quel modello, quello scopo, quell'obiettivo ci viene dato. Ce lo danno e basta. Oggi l'obiettivo è essere belli, essere giovani sempre, come se questo fosse il traguardo della felicità. Ma è veramente così? Fino a pochi decenni fa essere adulti era il premio del raggiungimento, il premio che si aveva attraverso il raggiungimento della saggezza. Il giovane andava dal saggio a chiedere consiglio su come usare questo capitale vita. Oggi non succede più. La persona adulta diventa una specie di folle che corre dietro a una giovinezza fisica ormai andata e si diventa ridicoli. Io vedo delle bellissime donne del mondo dell'informazione e dello spettacolo che diventano dei mostri irriconoscibili per quanto si riempiono la faccia di Botox e di altre porcherie. Ma è evidente che non sei più una giovane, che sei una caricatura di una giovane, quindi perché umiliarti con le tue mani così? Non serve. Se tu hai bellezza interiore, se tu hai saggezza interiore, se tu hai un carisma che nasce dal fuoco spirituale, dalla luce che tu hai maturato attraverso la spesa di questi giorni che hai vissuto nel mondo della materia, questo attrae, questo crea carisma, questo crea attrazione. Ma non si è mai visto un guru che fosse un ragazzo di 15 anni, è anche successo, ma sono casi eccezionali di incarnazioni divine. Invece in tutte le famiglie, soprattutto noi italiani che veniamo da una grande civiltà contadina distrutta completamente dall'industrializzazione, un progetto che era necessario perché chi forniva le braccia per l'industria? L'agricoltura, quindi bisognava distruggere l'agricoltura per transitare queste grandi masse dalle campagne nell'urbanizzazione funzionale all'industrializzazione. Chi ha fatto questo progetto? Qualcuno l'ha fatto e talmente era potente che l'ha messo in pratica. Quindi oggi l'Italia non è più una civiltà contadina ma una civiltà industriale in fortissima crisi. Quindi su tutte queste tematiche noi non ragioniamo mai, non ci chiediamo mai perché, e quindi siamo degli ospiti inconsapevoli di un'esistenza dalla quale noi non percepiamo la reale essenza della sua manifestazione. Questo è gravissimo.
è gravissimo. Oggi la società umana a livello planetario ha necessità di una nuova cultura, una cultura che parta, è una mia opinione ovviamente, una cultura che parta da dove è giusto che parta, da noi stessi, chi siamo noi, perché esistiamo, che cos'è la vita, che cos'è la morte. Noi siamo estremamente carenti di quella che è la scienza dello spirito, cioè noi non abbiamo nessun laboratorio scientifico che studi noi stessi da questo punto di vista della spiritualità. Ci viene detto che è impossibile, ma è vero che è impossibile. Eppure noi abbiamo grandi tradizioni di scuole spirituali che vengono dall'Oriente, ma anche dall'Occidente. Ad esempio il grande matematico Pitagora, prima che essere un matematico, era un maestro spirituale che studiava la geometria sacra. Altri, Platone, altri grandi saggi del passato erano prima di tutto maestri della scuola della vita, cioè della scienza dello spirito. Questa è una delle più forti critiche che ci fanno le civiltà extraterrestri che ci visitano, un argomento che poi prenderò ovviamente dal punto di vista dei dati, perché appunto se mi scaglio con questa forza contro il credo, io mi abolisco il credo, io devo passare per ciò che sono le prove, cioè devo ascoltare, devo vedere, devo toccare. E poi c'è un ragionamento che vi farò al termine di questo discorso in relazione a questo. Quindi noi siamo carenti della scienza dello spirito, e dicevo, la critica che ci fanno queste civiltà cosmiche che ci stanno visitando in questo momento tanto grave, loro ci dicono: voi avete troppa tecnologia, avete troppo potere materiale, soprattutto espresso in quelle terribili armi che sono le armi nucleari, e siete a un livello larvale primordiale di tutto ciò che attiene alla conoscenza della vita e della morte, cioè allo spirito, non le religioni istituzionali, la spiritualità. Noi siamo spirito. Chi dice io sono non è la lingua, è lo spirito. Cioè io non sono questo corpo, io sono lo spirito che vi sta parlando attraverso questo corpo. E quando voi mi rispondete, non siete quel corpo che io vedo, siete l'intelligenza che compenetra quel corpo, che ha un termine, che è eterna quell'intelligenza. Però noi non abbiamo consapevolezza. Quindi gli extraterrestri ci dicono: voi avete non necessità di nuove tecnologie o della free energy, che se ne parla tanto con questa fondazione che esce, voi avete bisogno di conoscenze etiche spirituali, perché fino a che non colmerete l'enorme abissale divario che c'è tra il vostro sviluppo scientifico-tecnologico e le vostre conoscenze che attengono i piani dello spirito e dell'etica, voi siete a rischio di autodistruzione, perché spendete in maniera oscena il vostro capitale più prezioso, che è la vostra vita. Quindi la visita extraterrestre non è una visita che potrà essere compresa sui piani della scienza, è una visita che potrà essere compresa solo sui piani dello spirito e dell'etica, nell'ottica di questo ragionamento che io vi ho fatto, perché il più cretino extraterrestre che viaggia sulla più sgangherata astronave per noi è un maestro di vita e di verità. Lasciate perdere tutte quelle stupidaggini di alieni negativi, rettiliani, insettiformi e sciocchezze di questo tipo che girano in internet e in molti salotti dell'ufologia. Sono solo delle fesserie senza alcuna base di prova, manipolazioni indotte sia dal potere che dal mondo delle tenebre, che vuole confondere le anime affinché non trovino la strada della luce. Chiudo col discorso dei credo. La verità è un percorso molto intimo, come la vita è il percorso più intimo che ci sia. Io realizzo la verità se la vivo, la verità, se la tocco, se ho le prove della verità. Vi faccio un esempio così ci capiamo subito. Io potrei stare qui intere settimane, Eros, a parlarvi di quanto sia saporita una coscia di pollo arrosto, ma voi comprenderete solo nel momento in cui addenterete una bella coscia di pollo arrosto che cos'era il sapore. Per quanto io ve ne possa parlare della coscia di pollo, non riuscirò mai a farvelo capire. Quindi la verità è una bella coscia di pollo arrosto che ciascuno di noi deve addentare. Quindi il ricercatore, in questo caso io che vi parla, non è uno che vi vende la verità, ve la regala, è semplicemente una persona come voi
che sta cercando di capirci qualcosa di più e che ha dei dati da scambiare. Quindi io vi presento dei dati, ma è vostra la responsabilità dopo questi dati di verificarli, se volete che la verità sia vostra, perché quando uscirete da questa sala, nell'arco di un giorno, dei giorni, una settimana, un mese, ma questi dati ve li perderete, ve li dimenticherete, arriva un altro che vi dà nuovi dati, nuovo punto interrogativo, avrà ragione? E così via all'infinito. Io ho conosciuto tante persone, Eros, che passavano da un maestro all'altro in continuazione, in continuazione, in continuazione. Bisogna fermarsi e toccare con mano. La verità è un percorso di sacrificio, cioè di impegno. Non si può pretendere la verità da un ricercatore, da Roberto Giacobbo, o da Zichichi, o da Piero Angela. Non ce l'avrete mai. La verità sarà vostra solo se la toccherete con mano, solo se, accumulando i dati che vi vengono forniti da persone che hanno già fatto dei percorsi, voi ve li andate a verificare, così potrete capire chi diceva la verità e chi no. Non c'è altro modo per realizzare la verità. Non si può diventare ingegneri partecipando a delle conferenze fatte da ingegneri se poi non si va all'università, si studiano i libri, si danno gli esami, si fa il laboratorio, si dà la tesi e dopo si va a lavorare. Non si diventa ingegneri. Ecco, torno a Gesù Cristo. Questo ragazzo di 33 anni è stato barbaramente trucidato 2000 anni fa, viene portato a spalla in migliaia di chiese in tutto il mondo, viene adorato in chiese, case, eccetera, gli si mettono i fiori, le candele profumate, i lumicini, le corone, i paramenti sacri, ma dopo, se io vado in giro e chiedo in una sala, ma l'avete letto il Vangelo, l'avete studiato? 99,9% è no. Allora, questo atteggiamento è un'altra prova di come noi siamo superficiali di fronte a temi molto importanti che attengono la nostra vita. Perché, tornando al discorso dell'università, io voglio diventare ingegnere. Quindi vado all'università, mi faccio la foto del professore di ingegneria, lo porto da uno scultore Eros, faccio una bella statua del professore, faccio un altarino a casa, ci metto la statua del professore e poi mi inginocchio: ma quanto ti amo, professore mio, sei bellissimo, io ti adoro, fammi diventare ingegnere come te. E non studio, non vado a scuola, non faccio laboratorio, niente. Ci sarà mai qualcuno che mi affida la costruzione di un ponte, Eros? Nessuno mi darà da costruire niente, perché ingegnere non ci diventerò mai. Ora, noi pretendiamo di laurearci alla scuola della vita, di essere degli eletti, dei salvati da Cristo, ma sto Cristo lo prendiamo per il culo, scusate la parolaccia, perché non studiamo la lezione che lui è venuto a portarci a costo della sua stessa vita 2000 anni fa. Gli extraterrestri chiamano Cristo, o quelli come lui, quindi Buddha, Confucio, Maometto, eccetera, eccetera, li chiamano istruttori di civiltà. Cioè sono gli esseri che vengono dalle dimensioni divine per insegnare ai trogloditi come noi le basi etiche di una società che non si autodistrugga. Domanda, vi siete mai chiesti perché tutte le società terrestri prima o poi cadono? Sono caduti i Sumeri, sono caduti gli Egizi, sono caduti i Romani, sono caduti i fascisti, sono caduti i comunisti, stiamo cadendo noi, perché cadono sempre le società umane? Evidentemente c'è un errore di fondo che l'uomo compie e delle leggi di ordine superiore, qualsiasi sia l'intelligenza, i servizi segreti, le armi a disposizione, niente, prima o poi cadono. Addirittura uno dei più grandi regni e imperi che ci sono stati, l'Unione Sovietica, è crollato senza sparare un colpo. Allora io mi dico, ma non è ovvio? Se io prendo questo laser, lo faccio cadere, ecco, questo movimento è perfettamente descrivibile in maniera matematica secondo la legge di gravità, la legge dell'inerzia, la legge dell'elasticità dei materiali, eccetera, eccetera. Quindi posso scrivere su un foglio tutto un insieme di formule che mi descrivano alla perfezione questo evento, cioè la caduta di un oggetto solido. Ma se esiste una matematica perfetta che possa spiegare questo, ma secondo voi non è ovvio che esista una matematica e delle leggi di ordine infinitamente superiore che governano le nostre vite? Noi siamo la cosa più meravigliosa, più complessa e incomprensibile che ci sia nel creato, tanto
incomprensibile che anche noi non ci capiamo molto su noi stessi, non solo sullo spirito ma anche sul fisico. Brancoliamo ancora nel buio, ci ammaliamo, non riusciamo a risolvere quel problema che si chiama vecchiaia, quindi siamo molto indietro nella comprensione di noi stessi, non ci comprendiamo, quindi siamo per forza l'espressione di un'intelligenza di ordine superiore a noi, non al caso. Una volta un universitario, alla fine, non voglio offendere gli universitari, però sono aneddoti di vita vissuta, finisce la conferenza, mi si avvicina e dice: guarda, Icaria, bellissima relazione, l'ho ammirata, contenuti scientifici solidi, dice, però c'è una cosa che mi disturba, che io non ti dirò. Ho detto, prego, sono aperto alle critiche. Dice, sto metterci Dio sempre di qua di là. Ho detto, ti dà fastidio? Dice, no, ma più che un fastidio in quanto Dio, dice, perché io come persona che studia le scienze propendo più per i discorsi scientifici, quindi Brodo primordiale, Darwin e così via. Ho detto, benissimo, te lo fai un viaggio con me? Un attimo, ci pone un viaggio con te, no? Un viaggio ideale, un viaggio immaginario. Ha detto, ah sì, perfetto. Ho detto, allora, in questo momento io e te, con la forza del pensiero, torniamo indietro di qualche milione di anni. Poi chiudo questa mia pappardella e spero che non vi sto annoiando, però è una base per capire meglio le cose che vi spiegherò dopo. Cioè, stiamo tornati indietro di milioni di anni nel momento in cui c'è quella situazione da cui dicono gli scienziati è scaturito il brodo primordiale. Ah sì, va bene, quindi vulcani, atmosfera di metano, non so che cavolo c'era, lava, terremoti, tempeste pazzesche, fulmini, un macello. Ecco, a un certo momento si placa tutto e per terra c'è un cucchiaino d'argento, bello, lucido. Quindi, può essere nato per caso questo cucchiaino d'argento? Pieno d'argento, dice, no, cioè da che l'uomo ha memoria non è mai successa una cosa del genere. Ho detto, vedi, il cucchiaino è l'espressione di un oggetto pensato da un'intelligenza perché svolge una funzione. È composto di due parti, un manico per essere tenuto e una parte concava per contenere e portare alla bocca questo contenuto. Quindi un oggetto che svolge una funzione deve essere per forza frutto di un'intelligenza, sei d'accordo? Sì, non può essere frutto del caso, certo, non può essere frutto del caso, benissimo. E io gli ho detto, ma secondo te, allora, questo corpo che svolge perfettamente la funzione di mantenere in vita un'identità cosciente, autoconsapevole, in grado di farti relazionare addirittura col mondo esterno, se svolge perfettamente questa funzione che non è caotica ma è perfettamente strutturata e ordinata, per forza di cose è prodotto anche questo di un'intelligenza. Ma siccome, gli ho detto, il cucchiaino non è tutta l'intelligenza del creatore, il cucchiaino è un'espressione di una minima parte dell'intelligenza di chi l'ha progettato, perché quel progettista può fare un'automobile, un computer, un missile, può fare mille cose. Quindi, ho detto, l'intelligenza che crea un oggetto è sempre di ordine superiore all'oggetto stesso, quindi l'intelligenza che ha creato questo, che ancora noi non comprendiamo, è di ordine infinitamente superiore alla nostra intelligenza, non può essere altrimenti. Dice, cavolo, questo è un ragionamento logico-deduttivo, dice che io come persona che studia le scienze, quindi razionale, accetto. Ecco, quindi questo dimostra che l'approccio alla spiritualità può essere scientifico, perché no? Quindi se noi affrontiamo la spiritualità in questi termini, prima o poi arriveremo a una soluzione, cioè arriveremo a costruire apparecchiature che misurano la frequenza dello spirito. Arriveremo a costruire apparecchiature in grado, attraverso le forze del mondo dello spirito, di mantenere un corpo umano eternamente giovane, senza malattie, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutte quelle cose che le civiltà extraterrestri fanno già da milioni e milioni di anni. Quindi noi dobbiamo deciderci, questo è un mio parere, è un invito, accendiamo questo computer che è sempre spento, è un bypass nel quale stimoli entrano e escono senza essere filtrati dal nostro senso critico, accendiamolo perché è molto importante, perché spendere in maniera consapevole questo bellissimo
capitale che chiamiamo vita è molto importante. Grazie per la pazienza di aver ascoltato questa introduzione e ora bevo un goccio d'acqua perché quindi tutti abbiamo da spendere questo capitale. Allora, la scienza dello spirito del popolo Maya, altro ripasso, la scienza dello spirito del popolo Maya ci dice che ciò che accade nel macrocosmo, quindi nell'universo, si riflette generando effetti su di noi esseri umani, ma ci insegna anche, secondo l'assioma ermetico, come in alto così in basso, che ciò che noi compiamo ha riflesso e condiziona l'universo, cioè noi siamo artefici, siamo co-creatori della realtà. La necessità del grande macrocosmo vince la necessità del piccolo microcosmo che siamo noi, però di fatto se noi ci inseriamo armonicamente attraverso la scienza dello spirito nella comprensione di queste leggi, assecondando queste leggi, anzi amplificando la loro positività, il nostro destino è sicuramente preservato, custodito e accompagnato da queste infinitamente potenti leggi che faranno di noi delle persone felici e realizzate. In virtù di questo, i Maya ci parlano della legge fondamentale che governa tutta la creazione, che è la legge di causa ed effetto, azione e reazione, cioè tutto ciò che accade ha un riflesso su di noi, ma tutto ciò che noi facciamo ha un riflesso sulla creazione e su noi stessi. Ecco, questa non è una legge, un credo, è una cosa scientifica, come la legge di gravità o tutte la legge di Ohm o tutte le altre leggi conosciute dalla scienza. È una legge che spiega perfettamente tutto ciò che le religioni non ci spiegano, cioè perché una persona nasce ricca o povera, bella o brutta, ammalata o sana e così via. Cioè la legge di causa e effetto è la condizione sine qua non per poter spiegare le apparenti ingiustizie, contraddizioni e cose incomprensibili che accadono nella vita degli umani. In relazione a questo, parlando di quello che vi ho detto prima, delle necessità, diciamo così, evolutive del macrocosmo, ci sono dei cicli, degli eventi che fanno parte e avvengono in determinati periodi e secondo determinati cicli della crescita del cosmo, dell'universo. Ecco, grazie a questa conoscenza, quindi a questa scienza dello spirito, i Maya hanno potuto lasciarci quel corpus di conoscenze che oggi sono conosciute sotto il nome di profezia Maya. Ma non stiamo parlando in termini di profezia come nella tradizione giudaico-cristiana, dove un profeta parla con Dio, Dio gli rivela il futuro e il profeta poi lo dice al popolo. No, stiamo parlando di previsioni che i Maya hanno fatto in base allo studio di questa scienza, quindi i loro studi scientifici e religiosi, ma anche spirituali, sul funzionamento dell'universo. E cosa hanno capito i Maya? Hanno capito che saremmo arrivati in questo momento della storia del nostro pianeta a un momento di grande cambio, un momento nelle quali le necessità evolutive del cosmo avrebbero imposto alla forza, all'umanità, un cambiamento, cioè ci sarebbe stato un cambiamento che si sarebbe innescato secondo un ordine ben preciso, causando delle situazioni che loro hanno ben spiegato. Ma il cuore di questa profezia, che di fatto ormai è alla fine, nel senso della data del 2012, perché mancano un paio di mesi, il cuore della profezia Maya è questo qui. Allora, intanto i Maya scoprono e studiano questi cicli. Uno è di 25.625 anni, che chiamano giorno galattico. Questo ciclo viene diviso in 5 cicli minori di 5.125 anni ciascuno. La suddivisione non è casuale, ma viene fatta perché i Maya scoprono che ogni 5.125 anni il Sole galattico, il centro galattico che loro chiamano Unabku, emana un'energia, un raggio, un impulso, per intenderci, che rimette in sintonia tutti i sistemi solari, cioè è un raggio di, come un segnale orario, riequilibra tutto. Questo perché si rende necessario? Si rende necessario perché in tutta la galassia, tutte le umanità come la nostra che esercitano il libero arbitrio squilibrano la creazione,
Quindi questo impulso che emana dal centro galattico è un, diciamo così, meccanismo di autoregolamentazione del grande corpo macrocosmico dell'universo che impedisce la sua distruzione a causa della disarmonizzazione apportata dalla legge del libero arbitrio. Cioè noi abbiamo il libero arbitrio, ma per un certo tempo, fino a che scade questo tempo e c'è una imposizione che viene dalle necessità macrocosmiche che ci impone un riequilibrio. Questo scatena, questo impulso che viene dal centro galattico scatena una serie di processi anomali del Sole, che questi processi riverberano sui pianeti del sistema solare e sulle umanità che quei pianeti abitano. Quindi fondamentale. All'interno di questo discorso i Maya dividono un altro periodo importante, che è appunto il 21 dicembre 2012, che è il momento in cui questo ciclo e questo ciclo finiscono, quindi sono 25.625 anni che non si aveva una situazione come quella che andremo a vivere quest'anno. Finisce un altro ciclo, piccolo, di 52 anni, che è il numero minimo comune multiplo tra i due calendari con cui i Maya misuravano il tempo, che sono il calendario civile Ab e il calendario sacro Zolfin. Io questa profezia l'ho conosciuta all'inizio degli anni 90 grazie ai miei viaggi in Latinoamerica per studio e alla fine, diciamo, sfrondando tantissime parti, sono arrivato a quello che è il cuore, che riguarda appunto la legge di causa ed effetto. Ora, questo discorso, però, prima di spiegarvi che cos'è, questo discorso oggi, dopo quasi 20 anni che io lo conosco, di fatto è diventato argomento di studio scientifico, e ho scoperto, grazie ad una segnalazione che mi ha fatto la presidentessa del centro ecologico svizzero, l'amica Candida Momolini, che esiste questo scienziato, Pieter Behrs, è un tedesco, che ha affrontato dal punto di vista scientifico questo discorso che vi ho appena fatto, e a tutt'oggi ha depositato circa 80 brevetti per nuovi macchinari di cura del corpo, addirittura attraverso lo studio dei particolari campi magnetici che sta emanando il Sole in questo tempo. Sono arrivati addirittura a ridare attraverso un'emissione elettromagnetica il giusto ordine delle cellule tumorali a guarire delle persone. Non c'è molto materiale in italiano, comunque si trova qualcosa su Behrs, cercatelo perché è molto 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 interessante. Lui conferma che gli astronomi hanno scoperto questo raggio, questa energia che viene dal centro galattico. Lui conferma che realmente il Sole è entrato in un momento di particolare attività e che questa attività sta producendo un cambiamento fortissimo a livello intimo, addirittura nelle nostre strutture genetiche. Questo è un discorso che io conoscevo già perché i ceppi nel grano ne hanno parlato circa 10 anni fa, che è un discorso che vi spiegherò dopo. Quindi oggi la scienza conferma questo discorso che io vi ho detto e che in Maya hanno fatto migliaia di anni fa. Quindi quest'anno terminano tre cicli Maya, 25.625, 5.125 e 52. Il cuore della profezia Maya è la legge di causa effetto. Allora, i Maya individuano un tempo di 20 anni, che è dal 92 al 2012, che è un catun. Chiamano questo tempo il tempo del non tempo, cioè praticamente per i Maya il tempo è un'energia vincolata alle caratteristiche gravitazionali eccetera eccetera del pianeta, quindi ogni pianeta ha il suo tempo. E in questo periodo il tempo, a causa della fortissima attività solare, quindi di questa enorme energia che ci sta arrivando dal Sole, vi ricordo che sono state registrate tempeste solari 1000 volte più potenti delle più potenti tempeste solari mai registrate prima, quindi dei flussi energetici di potenza inaudita, mai conosciuti almeno per la storia, che la storia ricordi, del nostro pianeta. Ecco, quindi il tempo avrebbe cominciato a scorrere in questi anni in maniera anomala, dovuta appunto a questa enorme energia che arriva dal Sole. E Maya chiamano questo tempo il tempo della scelta, il tempo della fine, dell'odio, del dolore e della paura, cioè la triade che di fatto ha strutturato tutti i poteri da millenni a questa parte con cui sono stati governati i popoli, sempre sull'odio, sulla paura e sulla sofferenza, il dolore.
penso che non ci siano problemi su questo, perché conosciamo, sappiamo benissimo che nessun regno, impero o repubblica ha mai portato la felicità al suo popolo, ma è sempre stata una sopraffazione dei potenti sui deboli, sui poveri. Poveri che esistono perché i potenti si cuccano la maggior parte della ricchezza, perché la ricchezza la produciamo noi, non la producono loro, noi la vogliamo, mica loro. Quindi il tempo del non tempo, perché il tempo della scelta? Perché i Maya dicono: questo insieme di fenomeni che si scateneranno a causa di questo particolare impulso che agirà sul Sole e dopo si rifletterà sull'intera umanità, e quindi avverranno questi cambiamenti, l'uomo potrà decidere il destino che avrà la sua vita con le sue azioni, non con il credo, come siamo stati ingannati fino ad oggi, con le azioni. Vedete, a un bimbo gli si può chiedere: ma tu credi che tuo papà è bravo? Sì, io lo credo, però non mi dà da mangiare. È un bravo papà? Quindi il credo non serve, serve l'azione. Quindi i Maya ci dicono: dovete fare la scelta. Allora, se volete vivere la profezia della nuova era, perché ovviamente i Maya non parlano della fine del mondo, parlano della fine di un mondo, inteso come di un sistema di vita che è questo, cioè il tempo della fine, del dolore della paura, non la fine dell'umanità, anzi, di un rinnovamento, di un ingresso in una nuova età dell'oro dell'umanità, altro che fine dell'umanità. Quello è il sensazionalismo che le televisioni fanno, perché il sensazionalismo crea emozione, l'emozione fa comprare di più e quindi si vendono gli spazi pubblicitari a costi più consistenti. Quindi i Maya lanciano questo messaggio di allarme e di speranza e ci dicono: ci sarà questo cambiamento, ma il vostro destino è nelle vostre mani. Siete voi gli artefici unici della vostra vita, se deve essere felice o infelice. Dovete fare la scelta giusta. E qual è la scelta giusta? Fare il bene. Cioè vi dovete impegnare in questo particolare periodo con scelte positive a favore del bene comune. Quindi non una scelta per stare bene nella famiglia e poi vaffanbrodo a tutti gli altri, no, una scelta di sacrificio dove in una fase in cui tutti i pilastri di una società positiva si stanno disgregando, avete visto quelle facce da maiale di cui qualcuno c'aveva anche la maschera, come dice Crozza, che non serviva, infatti, ecco, la società è in mano a questa gente, noi ci dobbiamo riunire, ci dobbiamo impegnare, dobbiamo lottare per il prossimo che soffre, anche noi soffriamo, perché nessuno ci darà una nuova società o ci farà entrare in una nuova società se noi non lavoriamo per essa. Quindi questo è il discorso che ci fanno i Maya. Non è colpa dei politici, non è colpa delle religioni, non è colpa dei Bilderberger e tantomeno è colpa degli Illuminati. Se il vostro destino sarà un destino infausto, infelice, è colpa vostra, perché non avete fatto le azioni necessarie per candidarvi a entrare in questa nuova era. Quali sono le leggi? Che cade un aereo, muoiono tutti e magari si salva solo un bimbetto di 3 anni. Chi l'ha protetto? Quali sono le leggi perfette che hanno fatto sì che quell'essere, forse il più indifeso di tutti i passeggeri, si salva e tutti gli altri muoiono? Sono queste leggi. Quindi se voi, dicono i Maya, vi farete proteggere da queste leggi eterne, potentissime e universali, il vostro destino sarà sicuramente felice, perché l'universo, che è l'espressione dell'amore più puro e più grande che possa esistere, che è quello del creatore, queste leggi sono fatte per rendere felici, non infelici. Se voi siete infelici è a causa delle vostre scelte sbagliate. Se fate le scelte giuste, la felicità è assicurata, come d'altronde ci ha promesso Cristo 2000 anni fa, che ci sarebbe stato un nuovo regno, che lui l'avrebbe portato sulla terra, con i suoi angeli, eccetera, eccetera. Quindi un messaggio di allarme: state attenti, accadranno queste cose in quel periodo, ma di speranza e di certezza che se noi facciamo le scelte giuste, nessuno ci potrà strappare di mano un futuro e un destino felice. All'interno di questo ciclo i Maya dicono che nel 1999 ne sarebbe cominciato un altro, quindi mentre uno si avvia al suo culmine e dopo incomincia ad affievolirsi,
verso la fine, un altro inizia e pian piano sale come intensità. Loro lo chiamano il salone degli specchi. Il salone degli specchi è una fase nel quale queste energie universali riverbereranno nei grandi fatti del mondo il tenore delle scelte che noi abbiamo fatto nei decenni e nei secoli passati. Cioè, noi vedremo specchiati negli eventi mondiali, sociali, geologici, climatici, eccetera, eccetera, se le nostre scelte sono state sagge o stupide. Cioè, la legge di causa e effetto, chi di spada ferisce, di spada ferirà, dice Cristo, gli orientati la chiamano karma. Quindi il salone degli specchi, dicono i Maya, dopo il 2012 entrerà in una fase parossistica e gli eventi mondiali si scateneranno con una frequenza e una portata globale quale mai non avete conosciuto nella vostra storia. Perché ci segnalano questo i Maya? Questo è in funzione del tempo della scelta. Perché? Facciamo un'ipotesi. Tanto per voi. Alla vostra. Allora, mettiamo che noi facciamo la scelta di dedicarci, perché abbiamo capito il messaggio dei Maya, a fare qualcosa di più sostanziale nella società, mettiamo la legalità, cioè vogliamo intervenire con il nostro strumento democratico che è il voto e con l'azione sociale vogliamo intervenire nel governo del nostro paese per condizionare volenti o nolenti i politici a fare delle scelte che non siano quelle di fare le feste nel porcile. Ma se io lo faccio da solo, poca incidenza, ma se tutti noi che siamo in questa sala facciamo l'associazione con i maiali, abbiamo più peso nella società, perché abbiamo politicamente, siamo tanti voti, quindi magari non subito arriviamo a Roma, però magari già qui a Rimini e dintorni cominciamo a dare fastidio, o comunque ad avere un'incidenza. Ma per poterci riunire e fare un'associazione dobbiamo avere il tempo, i soldi per pagare una sala, dobbiamo avere il cibo per mangiare, perché se non mangiamo non possiamo venire qui a fare le riunioni, cioè ci deve essere una situazione sufficientemente tranquilla che ci permetta di fare questo. Ma se siamo dentro la fase parossistica del salone degli specchi, cade l'euro, non c'è più lavoro, ci sono terremoti, non riusciamo più a organizzarci, quindi se già preventivamente in questo tempo avevamo creato le strutture necessarie sarà più facile dopo nel caos stare uniti, ma se dobbiamo ancora iniziare sarà molto più difficile. Con questo non voglio dire che il 21 dicembre 2012 finito non si può più fare, ma sono cicli che escono ed entrano, quindi man mano che una volta usciti dal tempo della scelta, fare la scelta diventerà sempre più difficile. I Maya fissano come punto di inizio del salone degli specchi l'eclisse dell'11 agosto del 1999. Questo perché per i Maya le eclissi sono molto importanti, sono i variatori dell'energia del sistema planetario. Quindi sono un po' come i potenziometri, le manopoline che c'erano prima sulle radio, le TV per aumentare o abbassare il volume e così via. Oggi c'è il telecomando, però. Ecco, quindi le eclisse sono dei portali, sono dei salti, cioè vincolano il sistema a un salto energetico. Quindi il salone degli specchi parte in concomitanza dell'11 agosto 99. Tutto questo discorso io sono andato dopo a vedere se ci fosse nella nostra tradizione qualche cosa che mi confermasse che il discorso dei Maya fosse così. Non solo questo, poi sono andato a vedermi se intorno al 1992, quindi negli anni precedenti, pochi anni precedenti, fossero accaduti dei fatti nel mondo che mi dessero la conferma, quindi cercare le prove, che qualcosa di anomalo stava accadendo nel nostro pianeta, perché al di là della spiegazione che è anche magari così bella, interessante, eccetera, eccetera, però se non ha un riscontro nella realtà non serve a niente, cioè io devo trovare strumenti reali per comprendere e poter gestire meglio questo capitale chiamato vita, perché questo discorso prima di farlo a voi ovviamente l'ho fatto a me stesso, anzi sono diventato ricercatore e documentarista proprio per questo, spinto dal desiderio di cercare e mettere sotto verifica
questi elementi importantissimi dal mio punto di vista che andavo trovando sul futuro e il destino dell'umanità. Cioè mi sono detto, se tutta questa storia è vera, questo è un tempo storico eccezionale nel quale si deve pensare la vita non in termini comuni ma in termini straordinari. Cioè non posso pensare alla mia vita come al normale ciclo di nascita, vita, morte, quindi matrimonio, figli, famiglia, lavoro, no. Se siamo in un momento di guerra, se siamo in un momento di crisi, mi devo organizzare in relazione a questo specifico momento di guerra o di crisi. Quindi, nell'ambito profetico, diciamo così, una delle... ne ho scoperte tante, però quella più straordinaria è una delle profezie fatta dalla mistica Teresa Neumann, stigmatizzata, che viveva in Austria ai tempi della seconda guerra mondiale, tra l'altro temutissima da Hitler, che era molto superstizioso. Hitler ordinò a tutte le sue armate di lasciare stare in pace il piccolo paese dove viveva Teresa Neumann e a lei di non toccarla, quella lì non la toccate, lasciatela perdere. Ecco, in una delle sue visioni mistiche Teresa Neumann dice, vede che una grande piaga si aprirà proprio nel 1999, quindi all'inizio dell'anno fissato dai Maya per il Salone degli Specchi. Sanguinerà per 18 anni e sarà il tempo di Caino. Caino è il simbolo del tempo nel quale il fratello uccide il proprio fratello e penso che la violenza a tutti i livelli della società sia una prova più che evidente che siamo dentro il tempo di Caino, perché i governanti invece di governare ci spolpano vivi. Le religioni invece di dire la verità ci mentono e sono in mezzo a scandali devastanti. Poi Massimo. Ah, l'ho visto, ciao. Sono in mezzo a scandali di ogni genere tipo, quello che trafuga i documenti del Papa, il riciclaggio di denaro sporco della mafia nelle banche dello York, lo scandalo di Gotti tedeschi di cui non si sente più parlare, che viene trovato dai carabinieri con un fascicolo dentro la sua borsa di lavoro che dice di temere di essere ucciso per i segreti che lui sa dello York. Quindi cose terribili dell'istituzione vaticana. E la Teresa Neumann dice che in questo tempo vede rovesciare sulla terra una cesta piena di serpenti che strisciano su città e campagne distruggendo tutto. Il serpente è il simbolo della crudeltà, quindi i serpenti sono intese le persone avide, egoiste, materialiste, che rubano, depredano, ma le banche, giusto per fare un esempio a caso, o gli stessi politici. Poi dice ancora, ho visto affidare il mondo a bestie orrende, con la testa d'asino e il corpo di serpente. Quindi il mondo oggi, a tutti i suoi livelli, scientifico, politico, militare, economico, è governato da persone crudeli, cioè da serpenti, ma stupide, perché hanno la testa d'asino. Cioè le decisioni dei governanti di oggi prendono, sono decisioni terribili a loro vantaggio nel breve termine, ma siccome sono stupidi, cioè non conoscono le leggi della vita, queste decisioni terribili che loro prendono si rivolteranno contro loro stessi e contro tutta la società, provocando questo qui, cioè un momento in cui l'uomo e la terra saranno sporchi e corrotti a tale punto che non ci sarà altra soluzione al di fuori di quella di una pulizia generale, di un nuovo diluvio. Ma dice Teresa, questa volta sarà un diluvio di fuoco, un fuoco nucleare? Punto interrogativo. Però alla fine Teresa, come vede un cimitero nel quale sono sepolti i sogni dell'uomo, è una lapide dove c'è una scritta che dice qui giace l'uomo che si credeva un dio. Infatti noi pensiamo di essere dei e il vero dio l'abbiamo buttato a calci nel sedere fuori di casa, cioè dalla nostra vita. Ma anche Teresa dice che ci sarà una nuova era, un'era di pace, dice quando la purificazione, quindi questi processi, così come ci dicono i Maya, sono processi di riequilibrio, di purificazione, non sono processi distruttivi, sono processi costruttivi, dove il marcio e il vecchio vengono spazzati via per fare posto alle nuove strutture della società, quindi una nuova politica, una nuova scienza, nuove conoscenze spirituali, un nuovo cielo e una nuova terra, così come dice il libro della Rivelazione, cioè l'Apocalisse. E l'uomo nuovo, dice Teresa, indosserà l'abito dell'umiltà e della fede, dove io per fede intendo le conoscenze dello spirito. Quindi c'è un riscontro perfetto, straordinario tra la profezia Maya e questa profezia di Teresa Neumann, che ripeto è una delle tante, però qui è fondamentale perché Teresa ci dà delle date.
ci dà la stessa data dei Maya, al 99, e ci dice che questo tempo di gravissima crisi durerà 18 anni. Quindi 99 e 18 arriviamo al 2017, che è una data, dopo se mi basterà il tempo, vi farò vedere come c'è tutta una serie di concordanze sul piano profetico, divino e umano, dove questa data sta continuando a comparire in continuazione. Quindi molto molto importante. Tra l'altro 18 anni è il numero della bestia, il 666. Quindi quando nell'Apocalisse dice un numero d'uomo, l'uomo di cui parla Giovanni l'Apostolo è Caino, cioè il numero dell'uomo Caino, del fratello che uccide il fratello. Infatti l'Apocalisse cos'è? Non è altro che uno snocciolamento di eventi terribili che conduceranno comunque l'umanità al nuovo regno, che verrà sancito fisicamente con la seconda venuta fisica di Gesù Cristo, perché così come se n'è andato, dice negli Atti degli Apostoli, così tornerà. Quindi Cristo è stato prelevato da questa nuvola di luce col suo corpo risuscitato, quindi la scrittura ci dice che tornerà da una nuvola di luce col suo corpo risuscitato. Ora, al di là quindi del discorso profetico della norma, io mi sono chiesto, sono successi nelle vicinanze del 92 fatti straordinari che ci confermano l'attendibilità della profezia Maya, cioè che questa energia è arrivata realmente sulla Terra e sta producendo degli effetti? E sono andato a vedermi prima di tutto i settori dove io faccio, dove lavoro, che sono i settori del mistero, quindi visita extraterrestre, cerchi nel grano e spiritualità. E nei cerchi nel grano scopro che il 23 maggio del 1990, quindi alle soglie del 92, dell'inizio dell'ultimo Catun, compare questo cerchio nel grano in Inghilterra. È la prima volta che compare? Sì. È la prima volta che compaiono figure poligonali. Fino a questo momento, cioè fino al giorno prima, erano comparsi solo dei cerchi, tra l'altro di piccole dimensioni, niente figure di questo tipo. Infatti i cerchi nel grano venivano chiamati nidi di UFO, perché si pensava che questi cerchi fossero i punti di atterraggio delle navicelle extraterrestri. Ma quando compare questo cerchio nel grano, ci si rende conto che i cerchi nel grano sono un fenomeno comunicativo attraverso i simboli. Infatti questo è un simbolo, ed è significa unione tra cielo e terra, cioè comunicazione, comunicare, unire. Quindi un simbolo che risale alle nostre antiche culture. Infatti qui vedete il grafico su una roccia. Non fu capita una cosa all'epoca: questi segni laterali in realtà sono l'annuncio dell'ultimo Catun, sono il 20 Maya, 10, 10 più 10, 20, e ricompare lo stesso anno un altro cerchio nel grano, dopo questo di maggio ne compare un altro, vedete, dove di nuovo c'è il 20 Maya, è sempre unione tra cielo e terra. Il più grande cerchio nel grano, questo simbolo quindi viene reiterato varie volte, quell'anno lì, il 1990, ripeto, alle soglie dell'ultimo Catun, era un segnale lampeggiante, diceva stiamo iniziando a comunicare, stiamo iniziando a comunicare, stiamo iniziando a comunicare. Il più fantastico di tutti sarà questo cerchio nel grano, dove compaiono, questi sono dei simboli egizi, vedete, che fece un enorme scalpore, era il più grande cerchio nel grano mai apparso fino ad allora, vedete, le zeppe di un famoso gruppo rock ne fece addirittura la copertina di un loro disco. Quindi posso mettere nel mio cassetto il primo dato, che realmente alle soglie dell'ultimo Catun questo straordinario fenomeno, che fino ad oggi non si è mai fermato, quindi sono più di 20 anni che comunica di tutto di più, a livello matematico, geometrico, astronomico, spirituale, sociale, umano e così via, che ci dà dei messaggi. Purtroppo l'ostilità del sistema fa sì che la maggior parte delle persone a tutt'oggi dicano ma tu credi nei cerchi nel grano che li fanno i vecchietti o che li fanno i contemponi, eccetera, queste cose qui purtroppo. Quindi il primo dato, i cerchi nel grano cambiano alle soglie dell'ultimo Catun, questo è dell'11 luglio 1990. Andiamo nella visita extraterrestre, qui abbiamo ancora maggior fortuna perché questo corpus di conoscenze viene estratto dalle steli e dei testimoni che sono arrivati fino a noi, che sono il Popol Vuh e il Chilam Balam. Sul contatto extraterrestre, che secondo la profezia Maya è uno dei fattori
importanti che sanciranno la nuova era, quindi favoriranno questo grande cambio, viene contenuto, è contenuto nel codice Dresda, un codice di 72 pagine, è il codice delle eclissi, sia lunari che soprattutto di Venere, e vedete in una delle pagine qui, che lo vediamo ingrandito, c'è la morte seduta su un trono di ossa che ammonisce l'umanità. La profezia dice: guai a voi della terra, verrà la fine dei cavalieri giaguaro e l'inizio di una nuova era che sorgerà sulle ceneri della precedente, e sarà il tempo dell'incontro con i signori delle stelle. Quindi i Maya conoscevano questi esseri che loro chiamano signori delle stelle. In termini moderni, signori delle stelle significa coloro che governano e sono padroni del viaggio interstellare. Cioè hanno una scienza cosmica astronautica che noi ce la possiamo solo sognare. Perché? Perché viaggiare nello spazio non è mandare le sonde robotiche, che è relativamente facile. Il vero viaggio spaziale è mandare nel cosmo esseri umani, mantenerli vivi, mantenerli in salute, farli tornare sani e salvi a casa. Questo complica il volo spaziale in maniera infinita. Infatti, a parte la Luna, che è il nostro cortile di casa, non siamo mai andati da nessuna parte. A tutt'oggi sogniamo di andare su Marte, ma chissà se ci andremo mai. Allora, la profezia è straordinaria, non solo perché mi dice che i Maya conoscevano i signori delle stelle. Dopo vi farò vedere qualcosa di una scoperta che abbiamo fatto in Messico, che sta uscendo da varie parti in tutto il mondo, evidentemente non si riesce più a controllarla. Sono stato in Messico, sono stato in Sud America adesso tra giugno e luglio, un mese in Messico, un mese in Guatemala, e lì grazie a collaboratori, amici che abbiamo nella televisione messicana, siamo andati in un posto dove abbiamo visto quello che io non avrei mai sognato di vedere. Comunque vi farò vedere qualcosa dopo. Dicevo, non solo i Maya sanno che esistono i signori delle stelle, dicono che sarà la fine dei cavalieri giaguaro. I cavalieri giaguaro sono i serpenti di cui parla la Noima, sono gli uomini egoisti, quelli che pensano solo, i distruttori della vita, va, teniamoli così. Ma ci danno anche una data, un fenomeno astronomico che sarebbe accaduto l'11 luglio 1991, cioè una grande eclissi che sarebbe accaduta proprio sopra uno dei loro territori, il Messico. In occasione quindi di questa eclisse, gli extraterrestri avrebbero dato un segno visibile e pubblico per sancire l'inizio della fase finale, perché l'ufologia moderna nasce nel giugno del 47 con l'avvistamento di Cagliari, per sancire l'inizio della fase finale che avrebbe portato gli extraterrestri al contatto pubblico e palese con tutta l'umanità. La cosa pazzesca, folle, fuori da ogni, diciamo così, concezione umana, è che realmente non solo l'eclisse, questa è una foto reale composta di tutte le fasi, accade così come i Maya l'avevano prevista, ma quel giorno lì, quando milioni di persone, vi ricordo che Città del Messico sono 25 milioni di persone, stanno lì a guardare il fenomeno solare, un disco volante rimane fermo sopra Città del Messico prima, durante e dopo l'eclisse. Siamo nell'epoca dell'inizio della diffusione delle telecamere domestiche, le vecchie VHS, quindi molte persone riescono a filmare questo oggetto, chiamano le televisioni, avvisano, la televisione messicana fa un appello e chiede a coloro che avessero filmato l'oggetto di mandare i filmati alla televisione. Ne arrivano oltre 100, ne vengono scelti 17 tra i più chiari. Questo è il più chiaro di tutti, tra tutti i filmati, vedete? C'è un oggetto discoidale, è in ombra nella parte sottostante dello scafo, riflette il sole nella parte soprastante, vedete, sembra ruotare su se stesso, adesso lo vedremo meglio nell'ingrandimento, ed è perfettamente fermo e immobile, si vede chiaramente che non è un elicottero, un aereo, vedete, il classico disco volante a cupoletta, vedete? Questo non è il disco che gira, questi sono altri filmati, sempre dello stesso oggetto, ripresi da punti diversi della città. È l'energia che gira, non il disco. L'energia che gli permette di stare in stato di antigravità. Questo è il filmato che abbiamo appena visto, il signor Arrighin. E vedete, dai fotogrammi di altri
dei 17 video migliori, si vede, si evince che il disco non solo è visibile prima, durante e dopo l'eclisse, ma che nella fase del buio emana luce, cioè comunque rimane visibile. Quindi un fatto eclatante, straordinario, di cui non si sa niente in Italia, a parte quelli che ascoltano le mie conferenze e di pochi altri ricercatori, che ci sia stato un fatto così eclatante dal punto di vista extraterrestre nel nostro mondo, che sia stato filmato, che sia stato diffuso dalla TV nazionale messicana, e a tutt'oggi purtroppo si continua a dire: ma tu credi agli UFO? Credi agli UFO? Non si dice credi agli UFO, si dice: hai informazioni sulla presenza di navicelle non terrestri? Sì, no. Cioè, ci sono dati, non credi. Che vuol dire credi? È una sciocchezza, è un modo stupido di affrontare il tema. Tra l'altro, siccome giro il mondo in lungo e in largo, dappertutto si dice la stessa cosa: credi agli UFO. Ma allora mi chiedo, ma non è che un bimbo nasce e perché è scritto nel suo DNA, quando sente la parola UFO, lascia di ciucciare la tetta della mamma e si mette a ridere? È un fattore culturale acquisito. Da che cosa viene acquisito questo fattore culturale? Da una manipolazione che c'è stata fatta delle nostre menti attraverso i media. Quindi oggi, siccome noi abbiamo tutti paura del ridicolo, quando ridiamo, io non credo agli UFO, è perché sotto sotto ci diciamo noi stessi: adesso vi faccio vedere a questo qui che io sono intelligente, sono furbo e non mi faccio fregare da queste fesserie. Ma dove sta scritto che sono fesserie? Chi gliel'ha detto? Ha mai fatto una ricerca? Ha mai fatto uno studio? No, perché ha sentito qualcuno che gli ha detto così, siccome magari era l'autorità. Ah, se l'ha detto l'autorità è vero. Non è così. L'autorità sono persone come noi, che hanno interessi anche più grandi dei nostri e difendono i loro interessi, non i nostri. Quindi l'autorità, scordatevi, ci dirà mai la verità sugli extraterrestri, non ce la diranno mai, non ce la dirà l'autorità scientifica, non ce la dirà l'autorità militare, non ce la dirà l'autorità religiosa, non ce la diranno mai, perché dirci la verità su questa realtà vuol dire la fine del loro potere. E loro dicono: muoia Sansone con tutti i filistei. Quindi, piuttosto che rivelare la verità e perdere il potere, ridurranno questo pianeta in un cumulo di cenere, statene certi. Lo fanno da 60 anni e continueranno a farlo fino all'ultimo giorno in cui questa gente non scenderà e gli strapperà, con mia grande gioia, questo scettro di dominio malvagio dalle loro mani. Quindi, tornando al discorso dell'11 luglio 91, incredibilmente i Maya azzeccano, indovinano, meglio dire, sapevano benissimo. E come facevano a sapere che secoli dopo gli extraterrestri avrebbero fatto lì questo evento tale che loro lo hanno annunciato per farcelo sapere? Bella domanda. Però loro dicono: sono i signori delle stelle, cioè coloro che governano il viaggio interstellare, quindi sono esseri potentissimi, perché già oggi con la nostra scienza astronautica primordiale abbiamo le armi nucleari, le armi più terribili della storia dell'umanità. Figuratevi chi è riuscito a costruire i dischi volanti e viaggia tra le stelle, che tipo di armi possa avere. Saranno infinitamente più potenti degli atomi. Quindi, se volessero, in 60 anni in cui questi oggetti vengono avvistati in tutto il mondo, oggi noi saremo carne simmental per extraterrestri nei supermercati di Marte, Plutone. Invece non è vero, siamo qui, siamo liberi. Quindi gli alieni negativi non esistono, anche perché è una sciocchezza, è una stupidaggine. Esistono solo nella testa bacata di chi, al di là di quel sogno e di quegli incubi, non riesce a vedere altro. Quindi, secondo dato, 11 luglio 91 è un'altra data, così come quella del 23 maggio del 90, alle soglie dell'ultimo dato in Maya. Cavolo, gli extraterrestri danno un segno visibile, pubblico, palese, filmato, diffuso dalle televisioni di quel posto lì, del Messico, proprio alle soglie dell'ultimo Catun. Quindi, secondo dato, posso mettere nel mio cassetto. Terzo dato, andiamo nella spiritualità. Vediamo se anche il mondo divino, alle soglie dell'ultimo Catun, ha fatto qualcosa di rilevante. L'ha fatto il 2 settembre del 1989, dove un giovane italiano di 26 anni, dopo una serie di apparizioni che erano accadute nelle Marche,
che viene invitato da Miriam, la Santissima Vergine, a recarsi a Fatima davanti alla Quercia delle Apparizioni del 1917, laddove ai tre pastorelli fu dato il più grave messaggio sul futuro dell'umanità. Perché lì gli dice la Vergine: ti darò un messaggio, una missione e un segno che tutto il mondo vedrà. Giorgio Bongiovanni pensava che il segno sarebbe stata una grande astronave che si sarebbe fatta vedere sulla piazza di Fatima, perché come me lui era uno studioso e un, diciamo così, anche se è una parola che non mi piace, seguace. È stato mio padre spirituale, Eugenio Siracusa, quello che mi ha aperto la testa a questi discorsi che vi sto facendo. E quindi, diciamo, appassionato di visita extraterrestre, pensava a una grande astronave, ma nel momento in cui l'apparizione gli chiede: Giorgio, vuoi portare tu nel tuo corpo un po' della sofferenza di mio figlio? Giorgio dice sì, e dal petto della Vergine, che era vestita con una tunica bianca, un cinturino azzurro alla vita, una rosa rossa sul petto, che è il simbolo del pianeta Terra, il simbolo mistico, scaturiscono due raggi di luce che lo colpiscono sul palmo delle mani. Cioè qui si vede la macchia di sangue. Giorgio stramazza all'indietro mentre era in estasi, vedete, cade all'indietro mentre il sangue si forma sulle sue mani. Quindi la Vergine dà un segno che oggi, a distanza di circa 20 anni, hanno visto oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo attraverso i mezzi di informazione. Ma la profezia Maya, la missione si divide in tre parti: prima parte è diffusione del terzo segreto di Fatima, poi rivelato solo in parte nel 2000 dal Vaticano; la seconda è reiterare, cosa che Eugenio Siracusa aveva già fatto, che la presenza extraterrestre è un segno messianico, cioè fa parte di quel corpus di segni che indica che siamo nel tempo della seconda venuta di Cristo sulla Terra; la terza parte era indicare nome e cognome dell'Anticristo, cioè di tutti quei potenti che sono a capo dei grandi potentati mondiali che hanno in mano le sorti del pianeta, quindi multinazionali, poteri bellico-militari, politici, economici e così via, e reiterare con ancora più forza l'imminenza della seconda venuta di Cristo, non più come agnello sacrificale ma come giudice dell'umanità. E la profezia Maya si stampa dolorosamente nei piedi di Giorgio il 2 settembre del 91, quindi a pochi mesi dall'inizio dell'ultimo autunno 1992, dove Giorgio riceve le stimmate in forma di croce sui piedi. E Cristo gli dà un messaggio dove gli dice che queste due croci sono la scelta dell'umanità: una croce che redime, cioè che salva, e una croce che condanna a seconda delle scelte dell'uomo. Quindi il tempo della scelta si stampa dolorosamente, visivamente, nel corpo di una persona viva, proprio alle soglie dell'ultimo capitolo. Quindi queste sono le stimmate come ce le ha oggi Giorgio, sono normali come le conosciamo da Padre Pio, eccetera, eccetera, cioè fuori passanti a mani e piedi. Infatti Giorgio non può camminare su terreni tipo sabbia, pietrisco, eccetera, perché il dolore è fortissimo, insopportabile. Può camminare per brevità tratti solo su pavimenti o strade, cose così. Nelle mani, vedete, c'ha le due dita laterali, sono, non le può usare bene perché, essendo il foro passante, la lesione dei tendini gli provoca questa situazione qui, e questa è la ferita al costato. Quindi, alla fine di questa rapida analisi, vedete, posso fissare le soglie dell'ultimo catuno, 89, 90, 91 e 92, ma questi 3 anni soprattutto, 3 fatti importantissimi che mi indicano che il mondo divino, quindi la Santa Vergine alla soglia dell'ultimo catuno, stigmatizza una persona, cosa che non aveva fatto nel 1917, quindi lascia un segno visibile di sofferenza nel corpo di un uomo che, oltre al segno, ha anche un messaggio da dare all'umanità. Quindi il mondo divino si muove, il mondo cosmico dà questo straordinario evento. Infatti, a partire dall'11 luglio 91 fino ad oggi, la quantità di avvistamenti, di testimonianze, di fotografie, di filmati che sono scaturite in tutto il mondo è veramente impressionante. Ha sorpassato in maniera enorme, come quantità e qualità, tutto ciò che era stato fatto nei decenni precedenti. E
la straordinaria, affascinante comunicazione dei cerchi del grano, lo stesso 1990. Quindi tre date e tre eventi importanti, però ovviamente, dico sempre, uno scettico incallito vi potrebbe contestare che tutto sommato questi sono ambiti che non interessano la società civile, che sono l'appannaggio di pochi pazzi scatenati come me. Sono cose che sì, ma tutto sommato non hanno la loro importanza, va bene? Per quanto io possa dire, beh, se il mondo divino si è mosso e ha fatto questo, se siamo veramente religiosi dovremmo prendere in seria considerazione quello che sta succedendo. Se gli extraterrestri veramente si mostreranno all'umanità, cambierà per sempre la storia del nostro pianeta in maniera radicale, altro che Galileo e Copernico. Però mi sono detto, accetto una critica in questo senso, e mi sono detto, andiamo a vedere se nel mondo normale, tra virgolette, che nessuno mi può contestare, sia accaduto qualcosa di eclatante che mi confermi che realmente sono entrato in un periodo particolare. E qua faccio una scoperta veramente impressionante, perché esattamente negli stessi anni, 89, 90, 91, si è avviato quel processo non violento che ha fatto cadere uno dei più grandi imperi della storia dell'umanità, l'Unione Sovietica. Questo cambia e condiziona in maniera assoluta tutta la storia di questi ultimi 20 anni. Quindi, unendo tutti questi dati, non posso che riconoscere che effettivamente la storia dell'umanità cambia in tutti i suoi aspetti alle soglie dell'ultimo Cartoon Maya. Quindi questi 20 anni sono fondamentali e importantissimi, perché si sono scatenati dei processi irreversibili che porteranno l'umanità a questo grande cambio. Se vogliamo fare un attimo una pausa, c'è qualche domanda prima di passare. Adesso, una volta impiantato questo discorso qui, che già avevo fatto qui a Rimini, però mi sembra importante, lo ritengo importante per le persone che non lo conoscevano, esploderò, nel senso espanderò tutti i vari aspetti, approfondendoli per vedere in questi 20 anni che cosa è accaduto e che cosa sta modificando l'umanità per traghettarla a questo grande cambio che ci sarà nel prossimo futuro. Quindi, se c'è qualche domanda, magari accendiamo un attimo la luce. Faccio io una domanda. Sì. A Fatima, la Madonna è apparsa nel 1917. 17, sì. Non è in questa occasione che ha dato 100 anni al demonio? Mente che sorge o può sorgere spontanea quando si parla del discorso della profezia Maya è questa: come fanno i Maya a conoscere un ciclo di 25.625 anni? Perché non è solo sapere che esiste, ma il problema è come fanno a sapere cosa significa, come funziona, perché io per conoscere una cosa la devo vivere, la devo studiare, e dopo un certo tempo che l'ho studiata arriverò a determinare un responso, una teoria. Ecco, quindi come in Maya, cioè se io conosco un ciclo di 25.000 anni vuol dire che l'ho vissuto, poi che ho avuto la possibilità di vedere, vivendolo, che accadono delle cose, dopo ho studiato queste cose, quindi lo devo vivere minimo 3 volte, 25 fa 80.000 anni circa. Allora, i maiologi già da tempo ci hanno detto in Messico che loro stanno continuamente retrodatando, sono arrivati a oltre 20.000 anni, dice, abbiamo paura perché ci spinge ancora indietro. Tra l'altro, non so se quest'anno o l'anno scorso è stata trovata una iscrizione di una data di 16.000 anni fa. Quindi lo studio dei Maya ci porterebbe a dover riscrivere la storia dell'umanità. Però, accettando anche che i Maya fossero molto molto antichi, comunque rimane un quid. Come facevano a sapere? Sì. Diciamo così. Come facevano i Maya a sapere che l'11 luglio del 1991 gli extraterrestri avrebbero fatto quella cosa lì? Come facevano a sapere cosa significava? Allora, nel mio viaggio in Messico, assieme alla troupe del nostro studio, adesso a giugno,
i nostri amici ricercatori e giornalisti messicani ci hanno detto: guardate che in tale posto sono state scoperte delle cose. Adesso io vi farò vedere una buona serie di reperti che non sono quelli che abbiamo avuto in mano noi, però sono uguali, spiccicati nella tecnica di lavorazione e nella simbologia, sono come se fossero della stessa collezione, perché praticamente in questo luogo del Messico, che adesso non vi posso dire, c'è un immenso territorio dove è esistita una protocivilità maya da cui sono scaturiti anche gli aztechi. Adesso non c'è quasi niente, esistono delle vestigia archeologiche, ma sono 4 pezzi di muro e basta. Quindi è un abisso di tempo, un luogo desertico, dove però i campesinos, i pastori, trovano queste tombe, le scavano e tirano fuori questo e altro. Quindi noi siamo andati lì, siamo stati con questa gente, ci hanno portato nel luogo, ci hanno fatto vedere alcune tombe già scavate, è un luogo sacro. Quando siamo arrivati hanno recitato una cerimonia per chiedere il permesso ai guardiani, agli spiriti guardiani, che ci dessero il permesso di entrare. E dopo, in casa di uno di loro, sono venuti vari, con varie valigette, e hanno tirato fuori ma tra i 70 e gli 80 reperti, che sono identici a questi, guardate che roba. Le astronavi, questa viaggia dentro una specie di bolla di energia, quindi è un viaggio spazio-temporale. Questa è chiaramente una tuta dell'astronauta, è la posizione del Chuck Moll, quella statua che c'è a Chichen Itza sul quale veniva deposto il cuore dei sacrificati, ma in realtà è una posizione di guida, di pilotaggio, quindi sacra, perché gli dèi viaggiavano in quella posizione. Guardate che roba, anche qui abbiamo Chuck Moll, che poi mi è stato spiegato da queste persone che è anche una posizione meditativa. Guardate i dischi volanti, con le facce piene. I sacerdoti extraterrestri, vedete, che scendono dalle navi, quindi i Maya erano istruiti da loro. Allora, secondo quanto mi è stato detto, il governo messicano occulta da decenni queste scoperte, fa sparire tutti i reperti. Guardate, i volti extraterrestri. Guardate, un essere che esce dalla nave, una cometa, un disco, un atlante, vedete, il cui spirito viene prelevato da dentro la nave. Il sole, guardate, qui c'è il sole che ha la stessa figura triangolare che l'anno scorso o quest'anno, adesso non ricordo, è stato fotografato il sole con questa specie di portale triangolare. Guardate che bello. Ho visto da sopra. La cosa più sono questi extraterrestri in abiti sacerdotali, un altro disco volante, molti alieni. Addirittura una navicella, vedete, dentro c'è un disco, sembra un specie di razzo, qui c'è il pilota, qui c'è il Saturno, o anche questo deve essere il Sole. Questo è il retro, vedete? Un sacerdote e la nave. Casco da pilota o da visiera.
preghiera, altri oggetti. Questa è la stella di Quetzalcoatl. Quindi Maya, vedete quante vertebre, guardate questo, un altro casco d'astronauta. Cioè questi reperti sconvolgerebbero la storia dell'umanità, per questo vengono tenuti nascosti. L'anno scorso è stato fatto un annuncio che il governo messicano stava preparando una rivelazione senza precedenti, io presumo che avrebbero fatto attraverso un documentario, era già stato contattato il cineasta, però alla fine non se ne è stato niente, doveva uscire quest'anno. Quindi penso che qualcuno gli abbia detto è meglio che tenete questa roba nei cassetti perché non si deve sapere. Allora, domanda, quindi la vista extraterrestre si intensifica così come i Maya ci hanno detto, però prima, tornando al discorso dei credo, diamo delle basi reali sul fatto che parlare di credo è una cosa da sciocchi. Quindi il paradosso qual è? Che mentre noi quando rispondiamo a qualcuno, ah ma io non credo al gruppo, mica sono pazzo, eccetera, pensiamo di fare la figura degli intelligenti, di quelli che sono furbi, invece siamo degli stupidi, facciamo la figura dei cretini, perché non ci rendiamo conto che stiamo ubbidendo a un impulso che ci è stato dato manipolando la nostra mente, perché è stupido, ripeto, parlare di credo. Quindi voglio darvi qualche cenno storico per farvi capire come in realtà la verità sia possibile scoprirla senza nemmeno troppa difficoltà. Allora, ho detto prima che l'ufologia nasce nel giugno del 1947 con l'avvistamento del pilota civile Kenneth Arnold sopra il Monte Rainier nello stato di Washington, 9 dischi volanti. 5 anni dopo, a causa dell'enorme ondata di avvistamenti che c'erano su tutto il territorio degli Stati Uniti, i militari sono costretti a fare una conferenza stampa e a dare una risposta all'opinione pubblica. Questo è il generale John Sanford e sentite bene le sue parole che dopo commenteremo insieme. Lei forse ha investigato questo problema e spinti da un sentimento di dovere abbiamo cercato di analizzare ed identificare secondo le nostre abilità qualsiasi cosa nell'aria che potesse costituire una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti. Seguendo questo dovere dal 1947 abbiamo catalogato ed analizzato tra i 1000 e i 2000 rapporti. Una percentuale di questi rapporti, pervenuta da osservatori incredibili, parla di cose relativamente incredibili. È da questo insieme di osservazioni che siamo giunti ad un risultato e ad una ferma conclusione. Il fenomeno non rappresenta in alcun modo un pericolo o una reale minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti d'America. Generale, non dice sono fesserie e dobbiamo confermare che non esiste niente, ma dice dal 1947, quindi conferma che da quella data parte l'ufologia. Testimoni credibili tra i 1000 e i 2000 casi che raccontano però cose incredibili, testimoni credibili che raccontano cose incredibili, ma credibili, perché sono testimoni attendibili, un gioco di parole, no? Questo fenomeno, quindi riconosce come vero il fenomeno, non rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti d'America. Quindi un'autorità militare conferma davanti alle cineprese nel 1952, quando forse molti di noi ancora non erano nati, che il fenomeno è reale e non è una minaccia. Quindi perché a 52 oggi sono passati 60 anni si continua a dire credi agli UFO, quando ci sono le basi storiche di autorità militari che confermano che il fenomeno è vero. Quindi non è un fenomeno in cui credere, è un fenomeno in cui avere conoscenza, avere dati, avere informazione. 5 anni dopo viene lanciato lo Sputnik, l'unico oggetto in quel momento
nello spazio costruito dalla mano umana, l'unico. Articolo del 9 novembre 57. Lo Sputnik non è solo. Cambridge, Massachusetts, 9 novembre, Associated Press. Ancora una volta si è visto ieri che il grande Sputnik non è solo. Vi è un piccolo, misterioso oggetto luminoso che lo precede di una decina di secondi. Quindi qualcuno in grado di costruire degli oggetti di luce spia e segue la nostra corsa allo spazio sin dal suo primo lancio. Quindi se questo era il massimo della nostra tecnica astronautica di allora, non possiamo in questo caso parlare di armi segrete, non possiamo parlare di esperimenti militari, sta noia che si deve sempre sentire dai cretini che non hanno altri argomenti e tirano fuori sempre la solita cantilena che hanno sentito migliaia di volte nei soliti TG, dei soliti programmi dove non viene spiegato nulla. Scusate la violenza delle mie parole, però no, basta, insomma, no. Certo. Ma è possibile che ci devono continuare a trattare dopo si sentano come dei bambini stupidi e ignoranti? È ora di finirla. Quindi lo Sputnik non è solo perché qualcun altro che già aveva piena capacità di volo nello spazio ci stava spiando, cioè i signori delle stelle. E le conferme, pochi anni dopo, incominciano ad arrivare perché le missioni dei nostri astronauti sono sempre seguite. Quindi in questo caso abbiamo un filmato, è una delle rarissime testimonianze di un astronauta che dichiara quanto visto nello spazio altri filmati delle missioni Apollo. Una prima straordinaria testimonianza viene dall'astronauta americano James McDivitt, che in volo con la Gemini 4 nel giugno del 1965 ebbe modo di realizzare il filmato di una sfera che si era approssimata alla sua navicella. Ho dato un'occhiata dall'oblò e là fuori, contro il cielo nero, c'era un oggetto bianco. Aveva la forma di una sfera ed eseguiva movimenti con angolazioni anche di 40 gradi. In questo breve filmato, realizzato dagli astronauti dell'Apollo 12, vediamo una sfera bianca transitare velocemente sopra la superficie della Luna. Durante la manovra di aggancio dell'Apollo 17 sopra il suolo lunare, fu filmata una di queste sfere bianche transitare al fianco del modulo spaziale terrestre. Quindi, sin dai primi voli spaziali fino alla Luna, questi piccoli oggetti luminosi di cui parla l'articolo nel caso dello Sputnik seguono i voli dei nostri astronauti, ma non solo nello spazio. Questo è un altro bellissimo filmato degli anni 70, uno dei voli di prova del Concorde, l'aereo è seguito da un altro aereo della British Airways che filma l'evoluzione, vedete una piccola sfera bianca di nuovo, mentre il Concorde viaggia ad altissima velocità, si affianca, vedete, fa una piccola manovra di fianco ai finestrini per poi schizzare di nuovo velocissimamente verso l'alto. Quindi queste sfere sono onnipresenti e, siccome sono delle sonde, spiano o registrano, meglio dire, perché la spia si nasconde e queste invece sono visibili, per cui non è uno spionaggio, è più che altro un monitoraggio, quello che facciamo con le nostre tecnologie. Cerchi nel grano, le sfere sono presenti anche qui, vedete, guardate il grano, in pochissimi istanti si forma la figura. Le due sfere sono quattro in realtà, poi ne arrivano altre due, vedete, terminano la figura. Quindi ecco perché i cerchi nel grano compaiono dalla sera alla mattina, perché questi oggetti sono in grado di emanare un'energia ordinata secondo uno schema ben preciso che piega plasticamente le piantine al suolo e fa i cerchi nel grano. Questa è l'analisi. La mia opinione sul video di Oliver Kelson è che non esistono evidenze di falsificazioni. Perciò il punto chiave è se le immagini del video di Oliver Kelson siano state fatte in forma digitale. Con la parola digitale intendo dire l'eventuale utilizzo di un computer. Nell'intervallo verticale della copia che noi abbiamo non vi è alcuna prova che l'immagine sia stata digitalizzata.
Quindi l'analista era un nastro VHS, non trova nel nastro nessun indizio di manipolazione. Ora, quando ci confrontiamo con una realtà di questo livello cosmica, ovviamente i parametri che noi usiamo per analizzarla sono parametri nostri. È come se una tribù di aborigeni volesse analizzare la società italiana o, meglio ancora, americana in tutti i suoi aspetti tecnologici, informatici e così via. Non ci capirà nulla che uno che vive nella foresta, il cui mondo è fatto di piante, fiori, erba, ruscelli, pietre, animali, come arriva a concepire computer, viaggi spaziali, ascensori, edifici di 100 piani, cioè non ci arriva. Quindi, se noi dovessimo spiegare a loro il nostro mondo, dovremmo scalare tutte le nostre spiegazioni adattando a loro, diciamo così, alla loro capacità di comprensione, usando terminologie del loro linguaggio, che è fatto solo di un mondo della natura, della foresta. Cioè, la parola elettromagnetismo non esiste in quella tribù, la parola computer non esiste, quindi come glielo devo spiegare? Devo prendere termini loro, adattarli alla belle meglio, spiegargli quello che è il nostro mondo. Gli extraterrestri devono fare lo stesso, perché il loro mondo, la loro tecnologia è talmente da fuori di testa che per noi è anche impossibile immaginarla. Vi racconto un episodio perché è inerente dopo a dei filmati e a un messaggio dato da questi esseri molto importante. Allora, sono stato a settembre in Sicilia e siamo andati a visitare, non è la prima volta che ci vado, ci sono stato varie volte, il cratere Montesona Manfredi sulle falde dell'Etna, che è il punto dove Eugenio Siracusa ebbe il primo incontro fisico con due extraterrestri. I discepoli o i seguaci di Eugenio, se vogliamo usare questa parola, nell'epoca in cui Eugenio era ancora vivente, si recavano spesso in questa zona sperando di vedere i dischi volanti, e spesso e volentieri li vedevano. Praticamente uno di questi, che è un caro amico, mi racconta un episodio che lui ha vissuto. Allora, si recavano in gruppo, praticamente l'astronave, quando Eugenio ebbe l'incontro, il Montesona è un cratere spento, adesso l'hanno rimboschito, quindi è pieno di alberi abbastanza grossi, però all'epoca era vuoto, quindi era una conca di un cratere spento parecchio grande. Eugenio racconta che quando lui stava salendo sul sentiero che portava alla cima del cratere spento, praticamente gli extraterrestri, che erano due, sono scesi e si sono incontrati alla base del cratere. Però Eugenio dice che mentre saliva, secondo l'epoca gli alberi erano piccoli, quelli che stanno sulla parete, e dentro non c'era nulla, vedeva uscire dal cratere questa luce fortissima, perché il disco era appoggiato dentro. E quindi questo amico mi racconta che andavano spesso lì al cratere Montesona sperando di vedere qualcosa. Dice, un giorno eravamo un gruppo di varie persone, a un certo punto, dice, mentre guardavamo dentro il cratere, vediamo salire una piccola sfera di luce. Dice, la maggior parte di noi sono rimasti come inebetiti, cioè come se fossero paralizzati. Dice, solo lui e un altro amico sono rimasti coscienti. E dice, sta sfera è salita, e mentre saliva si ingrandiva. Dice, quando è andata sopra nelle nostre teste è diventata gigantesca. Dice, un fenomeno pazzesco. Cioè, da una sfera piccolina, grande quanto una pallina da tennis, dice, è diventato un oggetto che aveva parecchi metri, dice, addirittura copriva tutto il cielo. Io guardavo in alto e vedevo solo il fondo dell'astronave. Anche io mi sono chiesto, cioè, ma che capacità hanno questi esseri? Cioè, sono cose per noi assurde. C'è un aspetto, come fa una nave piccolina, si espande, ma dentro non c'è gente? Cioè, la testa ti dice veramente, il cervello destro sbatte con quello sinistro, ti viene solo il mal di testa e non ci capisci nulla. Allora, questi esseri, dice Eugenio, manipolano la materia come noi manipoliamo la luce, scusate, l'argilla. Cioè, sono in grado, senza problemi e in assoluta sicurezza, di trasformare qualsiasi cosa in energia e ricondurla a materia. Quindi ovviamente, se io trasformo una qualsiasi cosa in energia, l'energia non ha più dimensione, la posso comprimere, allargare, ci posso fare quello che voglio. E anche di questo nei materiali filmati ne esistono testimonianze. Uno addirittura, vedete, filmato da Avenger,
in Pennsylvania nel settembre del 1958, dove vediamo questi oggetti, queste astronavi, nella fase in cui controllata in cui sono di energia. Quindi quando si parla degli alieni negativi, si sta parlando di cose che non si conoscono, perché esseri che hanno queste capacità tecniche, non ha senso parlare di negatività, conquista, ci succhiano l'anima, sono fesserie, stupidaggini, che solo una mente contorta può immaginare, perché l'evoluzione porta immancabilmente al buono, al bello, all'estetica. Guardate queste navi, questo è il classico disco volante, quelli che filmava e fotografava anche Adams, vedete, è di energia. Tra l'altro ci sono stati degli esperimenti fatti con le tecnologie Tesla, ad esempio anche il famoso esperimento in Filadelfia, dove il metallo diventa morbido, come gelatina. Quindi noi non conosciamo nulla ancora delle tecnologie, vedete, una sfera di metallo che diventa di luce, classico movimento a foglia morta, siamo nel 1958, la luce tronca, guardate questi raggi di luce che escono dall'oggetto e rientrano dentro, cioè l'espressione di una tecnologia per noi inimmaginabile. Quindi il problema che permette la circolazione di certe stupidaggini è perché siamo male informati, per non dire che siamo completamente ignoranti di un regno dove manco la fantascienza riesce ad arrivare. Vedete, questo è il fondo della nave, vedete, la parte interna è più densa, quindi è più scura, mentre l'ala circolare del disco è più, diciamo così, più energetica. Questa è una cosa che loro hanno spiegato sin dal 1951, quando comunicarono via radio col gruppo di George Hunt Williamson, dove spiegarono che quando il disco inizia la fase di transizione verso le altre dimensioni, la prima a scomparire è l'ala circolare del disco volante. E questo filmato mi sembra che ne sia una validissima testimonianza. Questo invece è un filmato molto recente, del 24 settembre di quest'anno, dove vediamo un oggetto che da energetico diventa solido, metallico. Guardate un po' che cosa. Qui è di energia, guardate, e diventa metallo, poi ritorna energia, è a forma di ferro, apparentemente perlomeno di ferro di cavallo, vedete, e diventa metallico, pessimo, l'oggetto è molto veloce, qui addirittura sembra accelerare, e poi sparisce. Quindi quando ragioniamo di reami dove l'evoluzione ha raggiunto traguardi per noi inimmaginabili, cioè non possiamo usare i nostri parametri, sono cattivi, ci vogliono schiavizzare, ci succhiano l'anima, ma stiamo parlando di concetti su cui noi stessi non sappiamo che è l'anima. Hanno bisogno della nostra energia, ma per favore, fa schifo la nostra energia, non lo vediamo. Siamo inquinati. Cioè, quando io vado a comprare la carne, non compro la carne marcia, inquinata, magari se ho qualche soldino in più compro biologico. Quindi se venisse un alieno negativo, quindi uno sforzo tecnico pazzesco, venire da un mondo lontano a mangiare carne di uomo terrestre, ma quello non è extraterrestre, è un imbecille. Quando mai un'armata ha invaso un regno di gente povera dove non c'era nulla? Il nostro pianeta non c'ha più niente, noi siamo inquinati fino alla cima dei capelli, pieni di radioattività. Oggi un corpo umano è talmente impregnato di conservanti per il cibo che mangiamo che si decompone molto più lentamente di come avveniva nel passato. Ma chi ci viene a mangiare? Ma per favore, chi ci vuole conquistare se il nostro pianeta non c'ha più nulla perché ci siamo finiti tutte le risorse? Nessuno ha interesse a conquistare un regno nella sua fase finale di decadenza. Quindi tutti i concetti che nascono su una base di ignoranza e di non comprensione della nostra stessa storia, che mi fa piangere, perché quando sento ragazzi e giovani ragionare così perché qualche idiota che si spaccia per essere ricercatore UFO di cui non capisce un accidenti, penso che quello è un disonesto che sta facendo un sacco di danni in giro. E dei ragazzi illusi e condizionati da questa gentaglia ne ho trovati in tutte le parti del mondo, purtroppo.
Sì, poi appunto volevo far vedere alcuni altri filmati recenti. Tanto voglio far vedere un altro bel filmato. Allora, questo lo feci già vedere, Alvin in Texas, 11 aprile del 2008. Però qui il filmato è stabilizzato, quindi si vede molto meglio. Vedete, il disco volante è il classico ondeggiamento chiamato foglia morta. Guardate, c'è un fascio di luce che parte qui, queste luci che ruotano la base del disco. L'energia del disco è così potente che brucia tutti i trasformatori della zona. E tutte le apparecchiature elettroniche, compresa la telecamera della persona che sta filmando, che è il signor Mauricio Ruiz, si incominciano a funzionare male. E il nastro, dopo, è stato analizzato all'Università di Città del Messico e i tecnici hanno calcolato che l'energia in grado di realizzare quelle, diciamo così, malfunzionamenti è quella che viene generata dai ciclotroni del CERN. Ma i ciclotroni sono macchine mostruose che hanno dai 20 ai 27 km di diametro. Cioè, quindi un piccolo disco di 7, 8 metri, 9 metri massimo come questo è in grado di generare un'energia potente come queste macchine mostruose e di stare di permanere in stato di antigravità in questa cittadina americana. Allora, gli extraterrestri controllano attivamente non solo le installazioni militari ma anche i vulcani e quindi spesso gli UFO sono filmati sorvolare i vulcani del mondo. Questo è il vulcano Zacatepec in Messico l'11 febbraio di quest'anno, vedete? Sono state viste molte volte le sfere entrare dentro i crateri accesi dei vulcani in eruzione, quindi in grado di sopportare oltre 1000 gradi di temperatura. Sapete benissimo che nessun aereo o veicolo umano può sorvolare i vulcani proprio perché soprattutto questi sono in attività. Tra l'altro Massimo, che uno straordinario ricercatore, ha fatto un bellissimo studio e le sfere entrarono anche nel sarcofago, scusate, nel coso di Chernobyl, nel reattore di Chernobyl, facendo abbassare enormemente la temperatura. Questo è un ingrandimento del filmato. Ma una volta che entrano nel cratere vivono sotto terra, quindi stanno... No, entrano, fanno degli studi, vedono lo stato, perché il timore è che ci possano essere eruzioni spaventose. A volte le sfere non sono visibili a occhio nudo. Questo è un bellissimo filmato di una coppia di sfere fatto da questi ragazzi, Ivan Orenstein e Felipe Furtado di Litec, a Buenos Aires, in Argentina, ho filmato all'infrarosso. Le sfere non si vedevano più nulla, sono velocissime. Guardate, che belle. Vedete come viaggiano veloci. Ce ne sono tanti di filmati fatti all'infrarosso, che dimostra una capacità di rendere invisibili gli oggetti. A volte gli oggetti sono invisibili a occhio nudo e visibili dal radar, oppure sono visibili dal radar ma invisibili a occhio nudo, quindi capacità tecniche veramente strabilianti. Questa coppia di sfere è veramente, veramente veloce. Allora, questo è un filmato, allora Maussan gli ha detto che lui ha la certezza che il filmato sia reale. È un ragazzo, non sappiamo se è un tedesco, è anonimo, che con una Canon EOS 600D e un telescopio Skymaster con 1200 mm di focale stava facendo delle prove per filmare accoppiando macchina fotografica e telescopio, stava filmando la Luna. Guardate cosa succede. Il filmato esiste sia in inglese, con le scritte in inglese che in tedesco, non sappiamo se sia, vedete, arrivano un gruppo di oggetti, in questo caso sicuramente molto grandi, perché se sono visibili col telescopio, guardate, lo trovate su internet comunque, su YouTube si scarica in alta qualità, guardate questo oggetto, si ferma e a un certo punto compie quella manovra che testimonia l'astronauta McDivitt, cioè si ferma e schizza via, guardate, con una certa velocità e angolazione. E lo vediamo ingrandito. Allora, io non ho fatto le analisi, quando mi è stato segnalato ho chiamato subito Maussan in Messico e ho detto guarda, l'abbiamo analizzato, il filmato è reale, quindi diciamo che mi fido di lui, ma più che altro lo faccio vedere perché dopo... Adesso vi farò vedere un filmato originale della NASA dove in una missione dello shuttle Endeavour
Guardate un po'. Allora, l'astronauta dice, vogliamo continuare a osservare per vedere di beccare un paio, alcune stelle migliori. Ma che stelle? Quindi è una frase in codice, guardate, oggetti che brillano, e vedete c'è un oggetto che compare qui, dall'iperspazio, e compie questa angolazione, così come fa quell'oggetto che si avvicina alla Luna, e così come la descrive l'astronauta James McDivitt. Quindi, questi oggetti sono filmati, queste stelle sono filmate in continuazione anche nello spazio. Di questi filmati della NASA ce ne sono a badilate. Ho vari filmati della sala di controllo dove i tecnici che sono dentro, quando sul pannello gigante della sala compaiono le stelle, compaiono dal nulla, manco alzano la testa, sono talmente abituati a vederle che non ci fanno più caso. C'è una registrazione audio che non fa parte di questa relazione dove, beccata da un grande amatore, c'è il colonnello John Clark, comandante di una missione del Discovery, che dice: Houston, qui è Discovery, abbiamo l'astronave aliena sotto osservazione, si era dimenticato di switchare sulla frequenza criptata. Questo invece è recente, sempre quest'anno, 7 aprile 2002, un aereo di linea, se non erro, guardate un po', Corea. Bravo. Bravo, bravo, stavo. Oh, ci stavo. Vedi tu, bravo. Bravo. Anche qui oggetto di squadrare. Si vede, vedete, l'ombra della cupola qui. In fase semi-energetica è bianco, quindi non è metallico. Vedete, compie questa manovra e schizza via verso l'alto. Vedete qui questa elaborazione, si vede bene, lo reputo reale perché la grana del filmato, vedete, è buona, cioè l'oggetto si vede che non è insertato, c'è la classica nebulosità dovuta allo strato d'aria come il resto del panorama circostante, quindi così a occhio mi sembra un buon filmato. Altro filmato molto interessante, la signora Bonifacio Gonzalez nella cittadina di Iztapalapa, messo il 5 maggio di quest'anno. Tutto il giorno ci sono state apparizioni di oggetti volanti, queste sono alcune delle varie riprese. In questo caso l'investigazione è stata fatta direttamente da Mossano. Questo è l'oggetto più bello che è comparso, che è un oggetto a forma di protola con delle striature bianche e nere, identico all'oggetto che filmò il contattista americano Daniel Craig negli anni 60, e delle foto di un oggetto identico, anche se di colore diverso, furono scattate qui nel Pesarese negli anni 90. Si vedono chiaramente le sezioni a spicchio bianche e scure di questo oggetto. L'investigazione fatta direttamente dalla troupe di Mossan, quindi questa è una piccola rassegna degli ultimissimi materiali filmati, tutta roba di quest'anno, per dire che la vista extraterrestre prosegue alla grande, dando segni e documentazioni in tutte le parti del mondo. Poi c'è l'intervista della testimone, eccetera eccetera. Andiamo veloci, poi passiamo alla coppia d'eccezione Urzi-Sibilla. Vi faccio vedere per l'ennesima volta uno dei loro filmati più belli, per le persone che sicuramente non l'hanno visto. Oh, vabbè. C'è? C'è? Sì, quelli dell'anno scorso. No. Guarda. Bello, Anto. Zitto, piano. Punti di riferimento. Punti di riferimento, no? Punti di riferimento. Aspetta. Aspetta, guarda. No, guarda da vicino, guarda. No, ma quanto è grande? Corri, ma ci va a sentire, ma è peggio della nonna, corri. Corri! Sei là! L'oggetto gli va sopra. Si sta filmando da un lucernaio. Se ne va. Sì, è un monolocale mansardato, quindi non ha finestre alle pareti.
Vedete, l'oggetto rimane sempre nel piccolo spazio di cielo che Antonio ha a disposizione. Il lucernario è alto, lui non riesce a uscire col braccio fuori, quindi corre a prendere un panchetto quando l'oggetto gli sta andando verso la parte alta del petto, ci sale sopra, riaccende la telecamera, però l'oggetto non c'è più. Questo è un filmato che abbiamo analizzato in Italia, in Messico e soprattutto negli Stati Uniti. Questa è l'intervista. Questo video è tra i più interessanti degli ultimi tempi. Dico questo perché ci sono diversi fattori che si manifestano insieme. Non è solo l'immagine del fenomeno in sé. Si sente anche quello che dice il cameraman che si trova nella stanza, esaltato per quello che sta accadendo. E quando senti questa realtà che ti arriva attraverso il video, dai un senso a quello che stai vedendo. Questo è difficile da falsificare. Le immagini e le foto possono essere falsificate, possiamo scoprirlo. Ma falsificare la passione, le azioni... Ho analizzato i video, ho cercato le orme digitali, fatto delle prove con quelle orme, il che è necessario per capire se vi è stata una sovrapposizione. Non vi sono tracce di questo. Il movimento della telecamera è interessante, aveva una dinamica umana. Non c'è traccia di falsificazione al computer e il contorno, la forma della nave, l'analisi dei bordi e la luce rivelano che si tratta di un oggetto grande, non piccolo. Pertanto, questo caso mi interessa molto. Ci sono elementi sufficienti per chiedersi perché vengono e cosa vogliono. Mi piacerebbe conoscere quel ragazzo, andare lì e stare accanto a lui mentre filma. Poi, direttoso, si sono incontrati con Luzzi, anche se non ho avuto fortuna di vedere assieme ad Antonio. Queste sono alcune sfere, questo è tutto materiale di quest'anno, nel gennaio 2012, classica sfera di luce, quindi queste sfere, vedete, continuano a manifestarsi in tutto il mondo. Antonio è uno poi che filma, ho visto più dischi volanti assieme a lui in pochi anni di tutto il resto della mia vita, con lui ne ho viste a decine, mi sono anche stufato di vedere gli astronauti. Di bellissime sfere di luce, vedete, perfettamente circolari, con questi riflessi. Questa è sempre la stessa sfera, vedete, qui nella panoramica più grande si vede chiaramente che ha un moto rettilineo, grazie al fatto che entra anche nelle nuvole, poi ne esce, quindi è molto alta, sarà minimo 800 metri almeno. Quindi non è nemmeno un oggetto tanto piccolo. Quindi siamo continuamente monitorati da questa aviazione esterna. Il 25 marzo filma questo oggetto che è Prevari, che assume la forma di una specie di stella. Anche questo ha un moto rettilineo, però non essendoci le nuvole è più difficile stabilire la velocità. Comunque si muove abbastanza in fretta perché Antonio tiene la telecamera fissa con il cavalletto, lo lascia scorrere e recupera l'oggetto andando più avanti. Ecco, in questo caso invece le nuvole si vedono e si vede chiaramente che l'oggetto viaggia perfettamente in linea retta, non ha il classico movimento basculante che avrebbe un oggetto gonfiato ad elio o ad altro gas più leggero dell'aria, anche questo entra nelle nuvole, l'ingrandimento. Quindi Urzi continua a produrre un'enorme quantità di materiale filmato. Siccome c'è un brutto carattere, perché è un toscano di Livorno, lui filma tutto e vai a voi dirgli che magari qualcosa potrebbe anche non essere extraterrestre, tanto così. Questa è una bellissima sfera di nuovo, non so se è metallica, comunque c'è questo colore rossastro, che è una sfera che Antonio ha filmato anche a Istanbul, mentre eravamo lì per un convegno internazionale. Quindi le sfere, come quell'altro oggetto del Messico che cambia la sua struttura da energetico a metallo, così in questo caso la sfera si manifesta in questo modo. Giorno Antonio ha fatto un filmato strabiliante dove si vede l'ennesima sfera che di botto
fa una specie di esplosione e pian piano forma una flottiglia. Questo è un brevissimo estratto di un altro che è molto lungo, vedete la sfera? Guardate adesso, ecco, fa questa esplosione, l'oggetto si riduce, continua il suo volo e pian piano comincia a moltiplicarsi. Vedete? Comincia a separarsi. Guardate, ecco, cominciano a uscire altre sfere. Vediamo il rallentatore e poi lo vediamo anche elaborato. Vedete, c'è una specie di esplosione. Sembra, non so, una specie di vapore, non si riesce a capire perché non rimangono residui solidi. Poi l'oggetto, mentre continua il suo moto nel cielo, pian piano incomincia a dividersi. Il fenomeno dura parecchio. Adesso io, diciamo, ho tagliato le parti più interessanti per far vedere la dinamica di questo avvistamento. Sì, l'altro giorno, guardate, ecco, vedete, l'oggetto continua a dividersi, guardate, si stira e poi gli oggetti, vedete, è uscita un'altra sfera, cioè si divide, continua a dividersi, vedete, sono già quattro, e pian piano si forma una piccola flottiglia, quindi la manifestazione di una capacità per noi è assolutamente impensabile. Ora, quando io ho visto questo filmato, questa è l'elaborazione, vedete, questa specie di due nuvole di vapore e poi l'oggetto si divide. Allora io avevo già visto questo fenomeno perché l'anno scorso, il 25 dicembre del 2011, quindi il giorno di Natale, in Messico, un testimone anonimo filma esattamente, per quanto la sfera è di diverso colore, filma esattamente lo stesso tipo di fenomeno. Guardate, la sfera ha questo colore fucsia, leggeri riflessi gialli, qui bianca, qui violetto, vedete, esattamente lo stesso fenomeno, c'è questa specie di esplosione e poi l'oggetto incomincia a dividersi formando una flottiglia, quindi hanno delle capacità veramente, veramente strabilianti. Allora, come altre volte è successo, nel caso di avvistamenti molto particolari, come questo di Antonio, di cui eccezionalmente esiste un altro riscontro messicano, gli extraterrestri, gli esseri di luce, l'oggetto messicano anche qui che si divide e pian piano si forma una piccola flottiglia, allora gli esseri di luce danno a Giorgio Bongiovanni dei comunicati e anche in questo caso gli spiegano delle cose che voglio leggervi in virtù di un argomento che ho già affrontato prima, che è quello se gli extraterrestri siano negativi o meno. Allora, ora sono qui per invaderci, perché la spesa necessaria per stare qui con le centinaia di migliaia di astronavi supererebbe di gran lunga tutta l'economia mondiale e di tutta la storia dell'umanità. Allora, se Tuncena comunica, come già vi abbiamo detto, le nostre astronavi sono formate da energia luce con componenti psichizzati. Il plasma solare è l'elemento principale che forma il nostro corpo di luce. Dello stesso elemento sono composte le nostre astronavi, tracciatori magnetici, UFO come voi li chiamate, ed anche le nostre gigantesche astronavi madri di dimensioni chilometriche. Quindi, essendo il plasma solare la materia prima del nostro corpo e delle nostre astronavi, e qui se possiamo andare al caso delle navi di luce di Carlos Diaz, ecco che queste ultime sono delle vere e proprie cellule vive, completamente in sintonia con i nostri spiriti e alle nostre dipendenze, cioè le controllano con il pensiero. Se per voi questa verità è fantascienza, non lo è per noi, che siamo la scienza più antica della vostra, di 15 miliardi di anni. Cosa può arrivare a fare una società che per 15 miliardi di anni non cade e si evolve in continuazione in tutti i rami delle scienze? Cioè, è inimmaginabile. Se noi pensiamo solo a cosa abbiamo fatto in questi ultimi 100 anni, pensate cosa potremmo essere tra 15 miliardi di anni. Non ci arriviamo, è impossibile. Le nostre astronavi, quando noi siamo fuori dai nostri luoghi di origine, stelle o soli, sono programmate per essere a tutti gli effetti dei veri e propri mondi autonomi. Possono spostarsi da un universo all'altro, possono dilatarsi o restringersi nel tempo e nello spazio.
Per esempio, una nave di luce può avere le dimensioni di una farfalla e poi, a seconda delle nostre necessità, la stessa assume le dimensioni grandi quanto le montagne più alte del vostro pianeta, come ad esempio l'Everest, che è di 8.848 metri. Quindi un'astronave grande così diventa grande quanto una montagna. Assumendo qualsiasi forma, circolare, cilindrica, parallelepipeda, triangolare, eccetera. Le nostre astronavi inoltre possono ospitare migliaia di esseri umani, animali, piante, eccetera. Siamo noi le 12 legioni di angeli alle quali si riferisce Gesù Cristo nella Bibbia. Siamo i suoi messaggeri e lui è il nostro re. La nostra scienza è a sua disposizione, anche le nostre armi di difesa e di attacco lo sono, quando la suprema volontà del Padre Adonai, cioè Dio, scatena la sua santa ira sugli uomini perversi e disubbidienti. I nostri superiori, i maestri cosmici, per ordine di Cristo hanno direttamente contatti con le vostre forze della natura, gli zigos, aria, acqua, terra e fuoco, questo lo aggiungo io. Esatto. E quindi queste ultime obbediscono alla loro volontà. Le nostre astronavi psichizzate inoltre possono entrare in contatto con la psiche del vostro, nostro cervello e renderla completamente sottomessa alla nostra volontà. Se noi fossimo come voi, adulteri e malvagi, avremmo con questo sistema annientato o schiavizzato la vostra civiltà. Cioè, tutte scimmiette a seguito dell'astronave. Ecco perché sorridiamo con commiserazione, ci rammarichiamo tanto quando ascoltiamo dai vostri generali, comandanti dei vostri eserciti, mire di conquista verso altri pianeti o preparazioni di assurde guerre che non avreste nemmeno la possibilità di iniziare contro di noi. In sostanza, se noi volessimo, potremmo rendere la civiltà umana un branco di pulcini al nostro servizio. State attenti, quindi, non provocate l'ira di Dio e pentitevi. Presto inizierà per la vostra generazione il giudizio universale, dove i giusti e i buoni saranno premiati e i perversi riceveranno la loro ricompensa. La morte seconda pace. Quindi, questo breve discorso, anche molto bello, ci mette di fronte, ovviamente, ripeto, qui torniamo al discorso che ovviamente è un messaggio così, io non ve lo posso provare, però una volta che abbiamo quelle straordinarie immagini che ci provano che il fenomeno è vero, che viene firmato in Messico, poi quasi un anno dopo lo firma Urzi in Italia, ma ancora di più, ho qui una testimonianza del generale Kovalyonov, generale cosmonauta della Soyuz 6 e di altre missioni, ma in quella missione in particolare loro avvistarono e ebbero contatti con gli extraterrestri. Giorgio lo intervistò e Kovalyonov testimonia negli anni 90 di aver visto nello spazio esattamente lo stesso fenomeno, cioè di un oggetto sferico che dopo l'esplosione si divide in due parti. Sentite le sue parole. Nel marzo del 1992, nella città spaziale di Mosca, l'importante centro dove vengono istruiti e allenati i cosmonauti russi, Giorgio Bongiovanni si incontra col cosmonauta, ora generale, Vladimir Kovalyonov. Egli racconta di aver avvistato nello spazio un oggetto di natura non terrestre il 5 maggio del 1981, durante uno dei voli della missione Soyuz. Il generale Kovalyonov racconta, illustrandola con dei disegni, la strana manovra di un oggetto che si divide in due parti, ognuna quasi prosegue il suo volo. Guarda, la stessa forma. Di scultura Davvero, questo non assomigliava a quegli oggetti cosmici che vedevo prima, parlo di nave spaziale. Poi è successo qualcosa che per me è molto difficile spiegare dal punto di vista fisica. Questa forma, ci ho visto questo, come si chiama, spazio? Perché io non conosco nessun tecnico che poteva fare questi movimenti, stringersi poi alla classe, però questi movimenti
Questi movimenti possono testimoniare che questo oggetto è dell'origine artificiale, cioè è stato creato da un soggetto. Era un oggetto materiale sicuramente, perché se fosse questo un gas non avremmo avuto questo fenomeno di scatto di pressione. E Pasolini andrà a prossimo, Paco? Как вы думаете, что в этом бесконечном, огромном космосе могут бы существовать какой-то разум или обитаемые мира, такая же, как наша Земля или подобная нашей, только в качестве теории, вашей теории, кредо, existe intelligenza l'altra, oltre alla nostra intelligenza. Credo. E penso che questa intelligenza forse è ancora più superiore di quella che esiste nella Terra. Quindi un'altra testimonianza. Quest'ultima affermazione del generale Corleone. Un'altra testimonianza importantissima di un generale cosmonauta che dice, testimonia di aver visto nello spazio un fenomeno intelligente non assolutamente possibile alla tecnica terrestre, che è costruito da una intelligenza di ordine superiore a quella terrestre. Sempre sul discorso del messaggio di questi oggetti di luce, guardate un po' che bello questo filmato, dove da, vedete, un oggetto principale, guardate quante sfere escono. Cioè la somma delle sfere che escono dall'oggetto principale è di molto superiore al volume dello stesso da cui originano. Quindi quel discorso fatto da Septim Shenar nel messaggio a Giorgio Bongiovanni spiega perfettamente la strabiliante capacità tecnica di esseri che se fossero cattivi, dopo arrivano le altre sfere, girano intorno all'oggetto madre, guardate, sembrano un branco di pulcini intorno alla chioccia. Tra l'altro il testimone che ha realizzato il filmato è un mio carissimo amico, si chiama Pedro Hernandez, è di... No, non è di... Il filmato è Città del Messico, ma lui è di un'altra cittadina che adesso non mi viene il nome. Quella, è di quella. Vedete, quindi un oggetto... Cioè, cose che per noi sono assolutamente impensabili, quindi quando ci mettiamo a ragionare di questa realtà in termini umani sfugge completamente, come già più volte detto, alla nostra capacità di comprensione, perché sono cose che per noi sono assolutamente impossibili. Tra l'altro questo filmato in particolare è molto importante perché fu fatto un filmato dello stesso oggetto da un altro punto di Città del Messico, da un altro testimone, in questa comparazione ve lo faccio vedere, Alfredo Carrillo, vedete, lui lo filma da un'altra parte, contro luce, quindi appaiono scuri gli oggetti, però si vede chiaramente che sono esattamente 22 maggio del 2009, Alfredo Carrillo e Pedro Hernandez. Quindi non solo una manovra strabiliante, avete visto le sfere, guardate qui, quelle che ci sono, poi tornano all'oggetto madre, veramente, veramente eccezionale. Carrillo, che succede? Che il primo a divulgare il filmato con la TV messicana è Hernandez, perché è amico di Maussan, si conoscono. Quando Carrillo vede in TV questo filmato, dice, cavolo, ma è quello che ho filmato io, quindi anche Carrillo va alla TV messicana e Maussan pubblicherà anche il filmato di Carrillo. Allora, quest'anno è successo un fatto strano, cioè per la prima volta in Inghilterra compare un cerchio nel grano nel mese di ottobre, questo qui, il 14 di ottobre è comparso. Io mi sono chiesto come mai un segno così. Secondo me ha a che fare, adesso proverò a fare una breve lettura. Allora, intanto compare in un campo seminato a granaglie, piante da granaglia, che viene lasciato così affinché gli uccelli possano alimentarsi nel periodo invernale e possano nidificare in un terreno dove c'è vegetazione in modo da sentirsi sicuri. Questo è il campo, vedete? Quindi viene lasciato così il campo, non viene né mietuto né niente, come invece sono stati mietuti i campi intorno. Vedete, se li mettiamo in verticale, fateci caso, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questo un chakra.
Allora, questa, vedete, è una figura umana, anche, vedete, le braccia al cielo, il settimo chakra, la Kundalini, che esce dal bidino. Quindi secondo me questo cerchio rappresenta l'uomo della nuova era. Poi sul fatto che i cerchi del grano non siano di origine umana, lo vediamo benissimo dall'energia che può essere misurata, energia che provoca malfunzionamenti nelle telecamere, modifiche nella struttura cristallina dei semi, modifiche nella struttura genetica, i semi irraggiati dei cerchi nel grano che crescono molto più veloci, circa 5 volte più veloci, e questo dà luogo al fenomeno dei cerchi fantasma. Vedete? L'energia impregna il terreno, in questo caso era del 2009, anche fino all'anno successivo, ed è ancora talmente potente da condizionare la velocità di crescita dei semi piantati nelle zone dove l'energia è presente. Vedete, la differenza di velocità di crescita crea questo fenomeno, quindi questa è la prova provata che i cerchi nel grano non sono assolutamente, come se non bastasse già tutto il resto, di origine umana, un fantasma di un cerchio italiano vicino a Ancona. Un altro fantasma quest'anno nella zona di Poirino. Non ho scritto che il cerchio era falso, ma il fatto che sia comparso il fantasma mi dice che il cerchio in realtà non era assolutamente falso. E vedete, questa è una gelata notturna, nemmeno l'acqua riesce a congelare bene nei punti dove il cerchio nel grano, c'è ancora l'energia che aveva fatto il cerchio nel grano, ed estate, vedete, dopo si è creato anche il fantasma. Quindi i cerchi nel grano non sono assolutamente un fenomeno di origine umana, anche parlando scientificamente. Quest'anno è stato il primo anno che il cerchio Maya, dal 2004 tutti gli anni compaiono cerchio nel grano a tema legato alla profezia Maya. Vedete, c'è il sistema solare così come sarà il 21 dicembre 2012, quindi un richiamo l'ennesimo all'importanza di questa profezia che io vi ho spiegato. Ed è lo stesso sistema solare che comparve in Inghilterra il 15 di luglio del 2008. Questo è lo schema del 2008, questo è quello di quest'anno, vedete, sono praticamente sovrapponibili. Quindi tutto questo, tutte queste cose e tante altre ancora sono i segni in cielo e in terra che ci dicono che siamo in un tempo particolare dove la lettura anche delle cose sacre deve essere vista con la nuova situazione dell'umanità. Religo, religione, religo, legare, cioè unire il vecchio insegnamento con quello attuale, cosa che invece la sacra docens, l'insegnamento delle cose sacre, cioè il sacerdote, non fa, perché queste cose, i segni in cielo e in terra, non vengono spiegati, eppure sono simboli e temi assolutamente legati al mondo dello spirito. Poi arriverò alla fine anche al discorso prettamente cristiano, anche perché la seconda venuta del Cristo non è, sarà solo per noi, perché Cristo tornerà con tutti gli avatar. Questo è stato comunicato a Giorgio e ad altri degenti, cioè Cristo torna con Buddha, torna con Confucio, torna con tutti i maestri, perché ciascun maestro sarà giudice della sua religione. È successo un fatto molto importante, tra l'altro, Ahmadinejad, il presidente dell'Iran, ha fatto un discorso all'ONU dove dice che l'unica speranza che nel nostro mondo ci sia la giustizia è nella seconda venuta di Cristo. Lui sarà la primavera dell'umanità. Col suo ritorno l'umanità coronerà finalmente il suo sogno di felicità. Ora io non è che sono filo iraniano, però Ahmadinejad mi faccia un discorso così all'ONU qualche giorno fa. Cavolo, tanto l'ha fatto, perché gli islamici in realtà dicono che il Mahdi tornerà, perché anche gli islamici aspettano il ritorno del loro Dio, il Mahdi, ma il Mahdi chiederà a Isa, cioè Gesù come lo chiamano loro, chiederà a Isa consigli su come, nel modo di giudicare l'uomo. Quindi Isa è il consigliere di Dio, noi diciamo il figlio di Dio, nella loro religione è così. Quindi un islamico mi deve parlare del ritorno di Cristo all'ONU e non il Papa, che invece sta muto con i suoi ministri. Il che la dice lunga. Ora, voglio prendere un cerchio nel grano, ho mille cose da farvi vedere, al solito non ce la faccio. Lasciamo indietro il cerchio nel grano. Sì, però c'è una cosa importante. Allora, devo fare un piccolo esperimento. Un piccolo esperimento. Allora, chi conosce queste foto, per favore stia zitto. Le altre persone mi rispondono, non pensate a trucchi particolari, è semplicemente una cosa semplice, però voglio chiedervi
anzi voglio mostrarvi dei paesaggi, sono grandi, grandi paesaggi, non sono foto al microscopio. Voglio chiedervi cos'è questo per voi e questi? Marte. Eh? Dai, lo Marte. Lo so. Laghi, chi ha detto laghi? Vabbè, dei laghi, più o meno siete d'accordo? Comunque acqua, bagnasciuga, sì, vegetazione, no? Questa cosa vi sembra? Alberi. Alberi. E questi? Alberi e Marte. Ecco, avete ragione, solo che qui siamo su Marte. Sì, queste sono foto della zona del polo sud marziano. Ci andiamo in Canada, ci siete rimasti, questa è Marte, e non sono foto tratte da siti complottisti o ufologici, queste sono foto scaricate personalmente da me dal sito ufficiale della NASA, vi faccio vedere la pagina. Vedete? Sono Curiosity per caso? No, queste sono foto della missione del Mars Global Surveyor tra il settembre 97 e il novembre 2006, 240.000 foto di Marte. Questa è la foto, il sito della NASA, addirittura le potete scaricare, vedete, in varie risoluzioni. Questa invece è la stringa dove ci sono i laghi, alberi e laghi. Li potete scaricare. Allora, che fanno questi signori? Semplicemente non dicono nulla. Quindi come fai tu a trovare una foto in mezzo a 240.000? Ma i ricercatori, siccome sono pignoli, e pedanti proprio, disfiniscono, sono andati lì, hanno cominciato a cercare. Perché hanno cominciato a cercare? Perché Marte è molto interessante. Intanto, torniamo un attimo ai cerchi nel grano, il 2 giugno compare questo, che è un orologio polare. Gli orologi polari sono degli orologi che praticamente misurano con l'avanzamento dei semicerchi e ci danno l'ora, il minuto, il secondo, il numero del giorno e il mese. Non c'è solo l'anno. Allora, da una prima analisi sembrava che indicasse il 4 di agosto alle 16.45 qualcosa, dopo si è, siccome dipendeva dalla inclinazione in cui era stato fotografato, si è corretto ed era il 5 di agosto. Cos'è successo il 5 di agosto a quell'ora? È decollato l'aereo che ha bombardato Hiroshima. Quindi il cerchio, un primo avviso, ci sta dicendo: state attenti che siete in un momento storico dove rischiate una situazione analoga, e se guardiamo la crisi medio orientale ci siamo. Ma è anche il 5 di agosto di quest'anno il giorno in cui la sonda Curiosity è atterrata su Marte. Allora vi faccio vedere il momento dell'atterraggio come è stato vissuto alla NASA. La fase della tensione in cui la sonda robotica, tutto avviene automaticamente, quindi c'è molta tensione perché non sanno i tecnici se funziona.
grandissima tensione, quindi a ogni fase in cui i meccanismi funzionavano esultavano, però dice ce la fa atterrare, ce la... alla fine quando atterra su Marte salta su, dice missione riuscita. Allora, perché il cerchio nel grano mi segnala quella data lì? Potrebbe essere la curiosity, la cosa mi diventa sospetta e sufficientemente attendibile quando esce questo articolo dell'Osservatorio Romano, che è notoriamente molto, 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 molto attento e molto prudente in qualsiasi esternazione faccia. Ebbene, praticamente il professor Piero Benvenuti dell'Università di Padova, se non ero un astrofisico, mi fa tutto l'articolo dove dice che se su Marte fosse scoperta la vita, questo avrebbe interessi non solo diciamo dal punto di vista scientifico, ma si tratterebbe di una rivoluzione non solo scientifica, ma che al pari di quella copernicana coinvolgerebbe appieno la filosofia e la teologia. Soprattutto quest'ultima, di fronte al clamore mediatico generato da Curiosity, dovrebbe riflettere subito sulle conseguenze di una sempre più plausibile panspermia cosmica, cioè che la vita sui pianeti viene seminata dalle comete. Non si tratta quindi di affermare semplicemente, come già più volte fatto, che eventuali esseri coscienti extraterrestri sarebbero comunque i nostri fratelli, se ci vogliono, per me, noi fratelli vostri, col cavolo. Ma di analizzare coraggiosamente sulla base delle conoscenze scientifiche di oggi, cioè la sacra docens con la religo, cioè l'insegnamento delle cose sacre legato alla nuova evoluzione dell'umanità, acquisite nell'ultimo mezzo secolo sull'evoluzione globale del cosmo, se la panspermia non è addirittura una necessità teologica, cioè qui Benvenuti sull'Osservatorio Romano mi ribalta completamente la concezione. Non che la vita nella Terra è una eccezione, siamo soli, ma che al contrario è una necessità teologica, cioè la vita è dappertutto. Ma perché me lo fanno in relazione a Curiosity? Evidentemente da Curiosity ci si aspetta qualcosa, quindi ho cominciato ad aspettare con ansia che arrivassero le prime foto in alta risoluzione, e arriva questa qui, la foto NASA di IA 1604, classica foto di Marte, così come tutti più o meno la conoscete, no? Ecco, poi nella stessa pagina mi mettono anche questa. Ma allora è vero Marte qual è? Mi mettono, adesso vi faccio vedere la pagina, tutta la scritta, vedete? La pagina NASA, Jet Propulsion Laboratory, fotogiornale di Curiosity, e qui c'è una notazione che dice così. Vediamo se riusciamo a leggerla. Gli scienziati hanno cambiato i colori del suolo marziano nelle condizioni di luce che abbiamo sulla Terra per aiutare l'analisi del terreno. Ma io dico, scusa, che fanno? Falsano i dati già dall'inizio? Cioè, se io devo analizzare Marte, l'analizzo come Marte, non come sulla Terra. Ma qual è il problema? Che il vero Marte non è questo, è questo. Il vero Marte che ci fanno sempre vedere in tutti i giornali, in tutti i TG, è un collage fatto a tavolino di una parte desertica di Marte espansa, ritagliata circolare, cioè hanno preso questa sezione, non è questa, è dell'altro polo, e mi fanno vedere un Marte che non esiste. Questo è Marte fotografato da Hubble. Vedete, c'ha i poli e c'ha l'atmosfera, c'ha la vegetazione, così come si vede in quelle pagine della MOC. Basso orbital camera. Vedete, questo è il polo sud, guardate quanta cemento. Quindi Marte è un pianeta vivo, quindi sto articolo di Piero Benvenuti mi dice che siccome questi disgraziati lo sanno da tanto tempo che su Marte c'è vita, perché ci hanno tutto per saperlo, addirittura si parla del metano di Marte, il metano ci può essere solo per attività vulcanica, che non c'è, o per attività biologica. Se voi andate a cercarvi gli articoli di astronomia di fine 800 si parla della clorofilla di Marte, che già veniva detettata, cioè veniva trovata. E la foto di Hubble mi fa vedere un Marte che è uguale alla Terra, c'è l'atmosfera, ci sono i poli, ci sono le zone scure di vegetazione, ci sono i deserti. Questo enorme canyon lungo migliaia di chilometri è il punto di impatto di un asteroide gigantesco che 100 milioni di anni fa distrusse la vita su Marte, ma non tutta. La vita su Marte è rimasta, guardate altre foto, addirittura dalla Terra si vede che Marte ha atmosfera e colori. Questo è l'astronomo Sidadao, che è un astronomo che fa foto da vendere per poster, sempre di Hubble nel 97, e addirittura guardate qui il Mars Global Surveyor, vedete che anche qui si vede l'atmosfera di Marte azzurra.
Allora, domanda: perché sul sito della NASA dove mettono le foto del Mars Global Surveyor me le fanno vedere in bianco e nero? Cavolo, tu spendi milioni di dollari per mandare la sonda su Marte nel 1997 e ci metti una fotocamera a colori, ma sei cretino? E perché se ci mettevano i colori era un grosso problema truccare il verde facendolo diventare arancione. Su un terreno si può ancora fare, ma se tu mi fai degli alberi arancioni, beh. Infatti, questa foto del Mars Global Surveyor mi rivela che in realtà la fotocamera è a colori, non è bianco e nero. Le hanno portate loro in bianco e nero e le hanno pubblicate così perché già è evidente che quelle alfa e gli altri sono alberi. Quindi se me le pubblicavano a colori, tutto il discorso saltava. E questa zona qui, vedete lo spacco dell'impatto dell'asteroide. Infatti, nell'emisfero dove è impattato l'asteroide è quasi tutto deserto. Ma dall'altra parte no, molta vita è sopravvissuta, anche se ha distrutto la civiltà marziana, perché gli extraterrestri comunicarono al genio Siracusa che su Marte esisteva una grande civiltà che costruiva piramidi, era molto più evoluta di noi. Anzi, gli rivelarono anche che il dio Pakal Boktan è uno degli scampati al disastro di Marte che venne con pellaggeggio fin sulla Terra. Quindi il dio Pakal Boktan era un marziano, per questo era un dio, perché veniva dal cielo. Quindi il vero Marte è questo qui. Ora, se io vi avessi detto che questa è una foto della piana di Nazca, dove i colori sono così perché il terreno è ricco di ossidi di ferro, ma il cielo è arancio, come me lo fanno vedere nelle foto taroccate che pubblicano queste qui. Questa è una foto taroccata con Photoshop, mi ci spalmano uno strato di arancio sopra. Quindi quella frase menzognera che c'è che mi dice che l'hanno fatta per studiare Marte nelle condizioni della Terra è una bugia, perché questo è il vero Marte, questo è un tarocco, è un falso. Quindi la NASA mente quando mi dice che la vera foto di Marte è questa e mi dice che l'hanno fatta per analizzare. Ora, il discorso è che con i semplici programmi che esistono oggi, Marte si può ricondurre a dei colori. Quindi è vero che il terreno è rosso, così come ci dicono, ma il cielo no, perché come abbiamo visto dalle foto di Hubble, c'è atmosfera, e guardate che bel crepuscolo fotografato al Pathfinder, vedete ci sono anche le nuvole, e sono azzurre. Guardate altre foto marziane, questo è un panorama dello spirito, un bellissimo cielo azzurro. Come si fa? È molto facile. Allora, la NASA pubblica sempre, prima delle missioni, le foto delle sue sonde, quindi io so sulla Terra quali sono le parti bianche della sua sonda. Quindi quando me le lanciano su Marte, io al programma gli dico guarda che questo è bianco, e in automatico, in un microsecondo, il software mi ricompone i colori ricreando quelli che sono quelli veri. Quindi mi toglie il pantone arancione e mi ridà i colori naturali, vedete, mi riporta questo bianco. Quindi il terreno rimane rosso, perché veramente il suolo marziano è rossiccio, però il cielo è azzurro. Questa l'ho ritoccata io personalmente, vedete, questo è la Viking, gli dico dove sta il bianco, vedete, il suolo rosso, ma i cieli sono il cielo azzurro, qui poi il videoproiettore mi perde di risoluzione, comunque azzurro. E a volte addirittura se lo dimenticano quelli della NASA, e qui nella conferenza stampa su Marte ci hanno schiaffato una foto di Marte col cielo così com'è, azzurro. Addirittura esistono queste foto della missione del Mars Reconnaissance Orbiter, bellissime, con le dune di sabbia rosa, la brina bianca. Cosa ci vedete voi qui? Si vede che sono dritti, giusto? Beh, sapete che ha detto la NASA, perché questa foto ha fatto scandalo in tutto il mondo, hanno detto che sono strisce a terra di fuoriuscita di anidride carbonica dal sottosuolo. Ma sei cretino, io non vedo queste dritte. E hanno scritto così. E la gente è convinta che queste sono al suolo. Ma qui la duna, qui c'è un avvallamento, questo dovrebbe essere curvo, si vede attraverso la striscia bianca. Queste sono cose che sono dritte, cioè sono, escono dal suolo, sono verticali, e poi la sabbia è rosa, non è arancione. Allora, andiamo a vedere una delle primissime analisi delle foto in alta risoluzione dei Curiosity e vediamo se comincia a darci qualche indizio. Rigorosamente arancioni, ovviamente, questa è la migliore focale. Cingolo della Curiosity, guardate qui. Cosa ci vedete? Esatto, un vitro.
su Marte c'era una civiltà, si è estinta 100 milioni di anni fa, però sono evaporati tutti gli oceani, questa la scienza lo accetta. Guardate, qualcuno andava al mare, si è perso la voce, l'infradito di Eros. Ecco che perdo l'altra volta. E la foto è un'altra risoluzione, si vedono anche le scanalature, guardate le cupole. Le cupole. Allora, su Marte la vita sul piano tridimensionale si è estinta 100 milioni di anni fa, ma a causa delle rarefatte condizioni meteorologiche è un immenso parco archeologico a cielo aperto Marte, quindi è strapieno di tutto. Guardate, questi sono o sentieri o fondamenta di muri. Ma già sta venendo fuori altre cose. Comunque questo è un filmato, adesso ve le faccio vedere le foto, un paio in alta risoluzione dove proprio si vede chiarissimo. Quindi Marte è strapieno di roba. Poi altra domanda, ma io, tu mi fai una missione su un pianeta lontano, ma perché cavolo mi fai atterrare sempre le sonde dentro i crateri? Fammi atterrare fuori. Perché? Perché dai crateri si vede poco panorama, perché se va su si vede troppa roba. Già da dentro i crateri si vede un sacco di roba. Vedete il dito? Questa qui, vedete? Non voglio dire che è il dito di un marziano, questo è un dito fossile terrestre. Vedete? Una statua magari, il dito di una statua, non per forza di un essere vivente. Però c'è qualcosa che non è naturale. Guardate la cupola, questa è la foto in alta risoluzione, vedete, questo è l'orizzonte e dietro ci sono le montagne che si vedono poco con questo cavolo di pantone arancione che toglie molta profondità. Però sono foto in altissima risoluzione, quindi si possono ingrandire tanto tanto, e la cupola è questa qui. Vedete? In realtà dietro ce n'è anche un'altra, poi questa non so cosa sia. E non è la prima volta che vengono fotografate cupole su Marte. Lo Spirit, che fu lanciato in coppia sull'altro lato del pianeta assieme alle Opportunity, che è ancora in atto, vedete? Quindi Marte è estinta la civiltà sul piano biologico, esiste su un piano superiore dimensionale, però è tuttora frequentato da qualcuno. Probabilmente gli extraterrestri hanno delle basi lì. Tra l'altro, sentite un po', la Spirit doveva funzionare per circa 90 giorni, si è spenta il 22 marzo del 2010, quindi 2004-2010 è andata avanti per 6 anni, gli scienziati non riuscivano a capire come fosse possibile, perché si doveva spegnere in 90 giorni, perché è il tempo in cui la polvere si deposita sui pannelli solari. Ogni tanto qualcuno li ripuliva. Sapete che ha detto la NASA? Dice il vento di Marte che ripulisce i pannelli, ma io quando lascio la macchina fuori, il vento non me la pulisce la macchina. È sabbia. È sabbia. Non so come fanno le persone a credere a questi stupidi. Ma siccome lo dice la NASA è vero, il vento di Marte invece di coprire i pannelli solari della polvere marziana, ce n'è veramente tanta, ripulisce. Invece no, ogni tanto qualcuno andava e ripuliva, addirittura la Opportunity ancora attiva nel 2012, doveva anche essere funzionale per un monte di martellato. Ma se c'è vento vuol dire che c'è atmosfera, no? E ammettere che c'è anche atmosfera, c'è su Marte. Beh, nel senso c'è anche... però è vento marziano, è diverso. È un vento così. Da tratti. Cos'è questo? Amsterdam. Sembra la sirenetta di Einstein. Ecco, anche questa è la foto di Spirit su Marte. La NASA ha emesso il verdetto, è una roccia di forma strana. Beh, qualsiasi statua è una roccia di forma strana, perché una statua è fatta di pietra o di gesso, quindi virtualmente è una roccia. Siccome l'ho scolpita assume una forma strana, innaturale, cioè naturale perché riproduce un corpo, quindi questa è una roccia strana, cioè una statua, si vede benissimo la testa, i capelli, il braccio, la mano, i glutei, ha una specie di accovacciato. Quindi Marte è un immenso campo archeologico, per quanto loro spediscano le sonde nei crateri, di fatto anche nei crateri si trova un sacco di roba. Questa è una foto all'infrarosso dello Spirit, guardate, luce che esce da un tunnel, è una cupola. Quindi Marte è un pianeta tutt'oggi abitato, e comunque la prova c'era, guardate un po'.
Con la Spirit sono un po' incazzati, adesso hanno capito che tutto sommato è l'arte che faccia. Quanto ricordo sulla Curiosity. Quindi la Curiosity, già da quelle poche immagini che sono state mandate, le primissime, sta emergendo un sacco di roba. Ieri ho visto sulla prima foto, quella sia diciamo naturale che quella taroccata, hanno trovato in grande numero tanto una specie di teschio. Però non ho avuto tempo di studiarla, quindi non... Allora, i cambiamenti che stanno avvenendo sono tutta una serie di cose che stanno preparando lo scenario straordinario che traghetterà la nostra società e tutto il nostro pianeta verso la più bella età dell'oro che l'uomo abbia mai conosciuto, e questo coinciderà, secondo anche il messaggio che è stato dato da quell'essere a Giorgio, con la seconda venuta fisica di Cristo sulla terra, perché se voi andate sugli Atti degli Apostoli c'è scritto il momento in cui Cristo viene assunto al cielo, no? E mentre Cristo si solleva col suo corpo resuscitato, primo capitolo degli Atti degli Apostoli, quindi le Sacre Scritture, c'è una nuvola di luce, ne abbiamo viste tante, di nuvole di luce, che sta prelevando Gesù Cristo, e i suoi apostoli, i discepoli, piangono perché il maestro se ne sta andando. Allora, dalla nuvola di luce s'affaccia uno, tra l'altro se gli angeli dovessero sulle nuvole ne avrebbe ammazzati a migliaia, con tutti gli aerei che girano per il mondo li avremmo sterminati gli angeli, quindi gli angeli non stanno sulle nuvole, queste nuvole di luce sono altre cose, sono queste navi di plasma solare di cui ci parla Settimo. S'affaccia uno e dice: uomini di Galilea, perché piangete? Questo Cristo, così come vi viene tolto, così tornerà, quindi viene prelevato e poi verrà rilasciato, fisicamente viene prelevato e fisicamente torna. Non ho capito perché la gente dice: ah, ma Gesù torna come coscienza, ma dove? E come dice che tutti lauri perché la coscienza dell'ingegnere si manifesta dentro di te? Non esiste, è una sciocchezza. Sempre ci vuole un professore che insegna all'alunno. Non c'è il professore, ah, io ho il professore interiore e sono già debito. Ma cosa lo dici? Ah, io ho il Cristo interiore e seguo quello. Bel Cristo interiore, guarda come siamo combinati. Quindi sono sciocchezze, stupidaggini. Quindi questo Cristo lo dice. Così viene preso e così viene lasciato. Dopo, San Paolo mi dice: noi ci scontreremo in aria con il Signore e diventeremo simili a Lui. Che vuol dire che ci scontreremo in aria col Signore e diventiamo simili a Lui? Che anche qualcuno verrà, di umano, verrà prelevato, così come è stato prelevato Cristo, quindi simile a Lui in questo senso, e si scontrerà in aria con nostro Signore, perché c'è una cosa sempre nelle scritture che si chiama il rapimento della Chiesa, andatevelo a cercare. Ora, tutte queste cose, la Sacra Docens, il rapimento della Chiesa, cioè il rapimento dei fedeli a Cristo, ratto salvifico, no? Certo, un ratto salvifico. Quindi ci sarà una parte dell'umanità fedele a Cristo che verrà prelevata, e Paolo dice si scontrerà in aria col Signore. Ma perché in chiesa non me le spiegano queste cose? Io sono certo che la maggior parte di voi queste parole non le ha mai sentite, perché nessuno gliele ha mai dette, e perché il Vangelo non lo leggiamo. Cioè, noi siamo seguaci di una religione di cui non sappiamo un fico secco. Cioè, il Vangelo ci insegna il catechismo, ma perché? Perché se c'è il Vangelo mi devi fare il catechismo? Insegnami il Vangelo, spiegami quello che c'è scritto nel Vangelo. Quindi quando leggo che io mi scontro in aria con Gesù, che divento simile a Lui, che c'è il rapimento della Chiesa, che c'è l'Apocalisse, che c'è il Nuovo Regno, ma insomma, non me lo volete aggiornare sto cavolo di Vangelo in modo che io oggi lo capisco, perché non sono più un nomade del deserto come erano gli apostoli, i discepoli di Cristo 2000 anni fa. Quindi si sta preparando, e il Sole è uno degli artefici di questa preparazione, uno scenario straordinario che tutti i livelli sta apparecchiando la mensa per il ritorno di nostro Signore e la creazione sulla nostra terra di un nuovo regno. Non è in cielo il paradiso, è qui, il nuovo regno è qui. Spostandocelo in cielo, ce l'hanno messo in un punto dove noi non abbiamo speranza e dobbiamo sempre chinare la testa ai soliti noti che ci tosano e ci mungono il latte. Non va bene.
E i cerchi nel grano annunciano tutto questo. Vedete, una conformazione astronomica che mi indica l'anno 2000, il Sole nel 96, il Sole nel 2000. Secondo Brex, il Sole e la sua energia stanno modificando la struttura genetica dell'uomo e anche la sua coscienza, cioè stanno chiudendo il circuito mente-cuore. Ma questa cosa non è una cosa che avviene in automatico, perché se noi non prepariamo il nostro organismo energeticamente a ricevere questa potentissima energia che arriva dall'astro solare, bruceremo come la lampadina che viene sottoposta a un voltaggio troppo elevato. Quindi come ci prepariamo? Così come hanno detto i Maya, con le azioni. Cioè l'azione d'amore, la carità è un'azione che smuove energie potentissime che trasformano la nostra materia. Perché la materia si sta trasformando. Altri cerchi nel grano, campo magnetico della Terra, campo magnetico del Sole, stella sei punte. Importantissimo, vedete com'è potente questa energia, sembra quasi rabbiosa, sembra che voglia spaccare, uscire. E che il Sole abbia piena influenza, guardate, dall'anno 2000, indicato dai cerchi nel grano, guardate il picco dei terremoti superiori a 5 come sta crescendo. Allora, Fukushima, questo è il pianeta fino all'11 marzo dell'anno scorso, evento in Giappone, qui. Guardate la concomitanza dei diagrammi. Attività solare fuori scala il 7, l'8, il 9 e il 10 marzo, l'11 terremoto. Attività solare, attività sismica, combaciano, praticamente sono sovrapponibili. Quindi il Sole ha grandissima influenza. Questa è la notizia che in Italia non hanno dato. Il 23 agosto di quest'anno il Congresso degli Stati Uniti lancia l'allarme per il pericolo della tormenta solare del secolo, ma il cambiamento climatico in tutto il sistema solare. Queste sono foto pubblicate in un articolo scientifico sul Corriere della Sera. Su Marte si sta sciogliendo l'acqua, che c'è come abbiamo visto. Su Giove da una macchia adesso ce ne sono tre. Su Saturno c'è una gigantesca tempesta di forma esagonale, l'occhio ciclonico di forma esagonale al polo sud. Questo è Nettuno, l'atmosfera dei satelliti di Nettuno sta cambiando, quindi tutto il sistema solare si sta modificando per questa immensa energia che ci sta arrivando. E comunque, vedete, la Hollywood e anche altri personaggi come Al Gore, qui questo documentario l'ha sponsorizzato l'attore DiCaprio, quest'altra un gruppo di comitati indipendenti, l'età degli stupidi, che è la nostra, cioè un uomo del 2050, sopravvissuto a tutte le catastrofi, si chiede: ma perché loro, cioè noi, non hanno fatto niente quando era evidente che le cose andavano male? Perché hanno lasciato che tutto andasse a scatafascio? Il 23 settembre 2009, rischiamo una catastrofe irreversibile, dice Obama all'ONU. Il capo della NASA lancia un allarme: la NASA non ce la fa a preparare dei piani per la salvezza delle famiglie e dei dipendenti della NASA, li dovete organizzare anche all'interno delle famiglie. Perché tutti questi discorsi? Perché evidentemente il potere sa che stanno accadendo delle cose molto importanti. Un'altra cosa che ci riguarda da vicino, il 20 maggio, l'eclisse profetica. Allora, praticamente succede questo: il 9 agosto del 2005, il 20 luglio del 22 luglio 2011 compaiono questi due cerchi nel grano. Questo è il calendario sacro Zolkin, nell'era di 52 anni, però al centro, vedete, abbiamo lo zero Maya, che è questo uovo qui, e anche qui abbiamo lo zero Maya. Poi abbiamo un'eclisse anulare e 16 baffetti, qui sono 17. Allora, l'eclisse anulare è il 20 maggio, perché era la data successiva nella quale si è verificato questo fenomeno. I 16 baffetti indicano il 6 di giugno. Il 6 di giugno sarebbe stato l'ultimo transito di Venere per questo secolo. Allora, questo giorno dove ci sarà l'eclisse anulare, racchiuso nello zero Maya, mi dice il giorno zero. Cioè gli extraterrestri ci hanno avvisato che in realtà il cambio dell'era non sarà il 21 dicembre 2012, ma sarebbe stato il 20 maggio di quest'anno, perché, come vi dicevo prima, sono le eclissi che fanno variare l'energia del sistema. Quindi sarà questa l'eclisse che farà entrare l'energia della nuova era. Quindi è già entrata. Addirittura il 22 luglio 2011 mi stampano solo la data. Guardate, sono 20 piramidi di 5 piani, sono 25, 20 maggio. Il 20 maggio è il giorno zero con l'eclisse anulare e il 6 giugno il transito di Venere.
Tra l'altro il 20 maggio c'è stato anche un altro allineamento molto importante, che Terra, Luna, Sole e Pleiadi. Io mi aspettavo, siccome so che i coni d'ombra generati dalle eclisse sono i punti di criticità dove dopo, negli anni successivi, avvengono dei fenomeni di scala globale che possono essere tellurici, sociali, economici e così via. Quindi mi aspettavo dei terremoti nel Pacifico, perché il cono d'ombra va dal Giappone fino alla costa degli Stati Uniti d'America. Invece, con mia enorme sorpresa, la scossa, cioè il terremoto, avviene anche in Italia, cioè agli antipodi del Giappone. Ma avviene anche un'altra cosa, cioè l'energia della nuova era, non solo attraverso le eclissi, viene potenziata, guardate un po', un'onda d'urto interplanetaria ha colpito la Terra il 20 maggio alle 4.00, il terremoto è alle 4.03.52. Cioè non passano nemmeno 5 minuti dall'arrivo di questa onda d'urto, questi sono i grafici dei satelliti, vedete, 20 maggio, ci arriva questa onda d'urto e quindi le zone critiche sismiche hanno dei problemi e accadono agli antipodi Italia-Giappone, perché anche il Giappone scossa di 6,2 nel nord-est, cioè zona di Fukushima. Questo è il cono d'ombra disegnato dalle eclisse, vedete? Quindi attraversa dalle coste del Giappone sino alle coste degli Stati Uniti d'America. Queste sono... E c'è questo articolo, allora, dopo il terremoto del 20 maggio il disastro di Fukushima è stato aggravato, potrebbe aver già causato una contaminazione globale del pianeta, ma di questo non ci stanno dicendo nulla. E questo discorso di Fukushima lo riprenderò tra poco, se ce la faccio, porca miseria, perché è veramente interessante. Comunque c'è l'allineamento di Venere, vedete, questo è il transito di Venere fotografato da Ragusa, qui fotografato da Assisi. Io me lo sono visto in diretta perché eravamo in un'autostrada messicana, ci siamo fermati, avevamo dei teleobiettivi potenti che stavamo usando per lavoro e ce li siamo visti, l'abbiamo anche filmato in diretta, Venere che transitava vicino sopra il disco solare. Però c'è stato il terremoto in Italia, ma c'è stato quel terremoto in Giappone, a partire da quella data si sono scatenati nel Pacifico, come io avevo previsto, vedete, 4 giugno 6,1. Sono tutta una serie di terremoti devastanti che stanno continuamente andando avanti. C'è una sequela violentissima, fortunatamente finora gli epicentri sono lontani da zone popolate, quindi il fatto che noi non percepiamo che sta accadendo tutto questo, cioè che i terremoti da maggio fino ad oggi sono stati così tanti e tutti di magnitudo molto elevata, che se fossero stati 5, 6, 7, 8 ci sarebbero stati già centinaia di migliaia di morti, vedete, 5 settembre 7,9. Quindi sta accadendo qualcosa di veramente importante. E tornando al discorso, voglio ricordare che ai contattisti fu spiegato, Eugenio Siracusa ricevette il primo messaggio durante l'incontro fisico ad aprile del 1962 sulle falde Renetna proprio contro il nucleare, perché spiegavano gli extraterrestri: il nucleare sarà la vostra fine, perché non solo le esplosioni nucleari mettono in attività anomala tutto il magma, la fascia magmatica di tutto il pianeta, e dicono loro negli anni 60 questo avrebbe scatenato nel futuro enormi terremoti in tutto il globo, ma in più la contaminazione di radioparticelle provoca una malattia che loro chiamano ARPAR, che è la peste dei neuroni del cervello, cioè chi viene contagiato da questa malattia ha dei raptus irrefrenabili di un istinto di uccidere e di uccidersi. Ora, se voi confrontate le cronache dagli anni 50 a oggi, quanto la violenza sociale è aumentata, ci rendiamo conto di quanto questa previsione è esatta. Addirittura, gli scienziati oggi hanno detto che semplicemente la vibrazione tellurica provocata da un'esplosione nucleare provoca la rottura della coerenza dell'acqua e chi beve nelle zone dove si beve l'acqua, vicino ai poligoni, i suicidi aumentano da 2 a 3 volte la percentuale normale. E di esplosioni nucleari, faccio rivedere questo filmato, ne abbiamo fatte 2053. In questa animazione le vediamo tutte, vediamo la follia dell'uomo. Ricordate il discorso del Salone degli Specchi, tutte queste cose, cioè gli effetti di queste scelte folli si amplificheranno a dismisura.
anche sotterranee, no? Sì, in aria sotterranea e sotto i mari. 2053 esplosioni atomiche. Parte dal 45 al 98. Guardate vicino all'Europa, con l'Unione Sovietica così accaduto. Se siamo vivi e lo dobbiamo a questi esseri, guardate che roba. Tutte sono 715 bombe atomiche. Ma verso l'Armenia, vero? Guarda, tutti i poligoni erano dappertutto, tutta l'Unione Sovietica hanno irraggiato. Gli extraterrestri negli anni 60 per costringere i governi a sospendere gli esperimenti perlomeno in atmosfera, questa è l'America, tutto il mondo, quelli sono stati ancora più gravi, 1032, più di tutti. Praticamente hanno oscurato, faccio vedere qualche articolo, hanno oscurato. Guardate, zone interessate ai blackout: Dallas, Budapest, Londra, New York, Orlando Occidentale, Iowa, Buenos Aires, Melbourne, Texas, Italia, Canada, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Virginia. E se avevano le esplosioni fantasma, erano i dischi volanti che passavano e disattivavano tutte queste nuvole di materiale radioattivo provocato da tutte quelle esplosioni che se ne fossero venute con le piogge saremmo oggi morti tutti, quindi lo dobbiamo a questi esseri se ancora possiamo camminare sul nostro pianeta. I dati sono terribili perché a parte che stanno spendendo una marea di miliardi per riarmarsi con nuove armi atomiche più moderne, ma in più le cifre a livello prettamente economico sono queste. Sono passati più di 23.800 giorni dall'esplosione di Hiroshima. Un'esplosione che ha provocato la morte di 140.000 persone. Eppure ancora esistono nel mondo circa 23.300 armi nucleari. Quasi una per ogni giorno trascorso dall'esplosione di Hiroshima. Più è grande il potere distruttivo delle armi nelle nostre mani, meno ce ne preoccupiamo. Siamo seduti su una distesa di testate nucleari capaci di distruggere più volte il mondo intero e facciamo finta di niente, come se questa cosa non riguardasse noi. Nello storico discorso contro la proliferazione nucleare che il presidente degli Stati Uniti Obama ha tenuto a Praga nel 2009, ha affermato: la guerra fredda è finita, ma le armi ci sono ancora. Il rischio di attacchi nucleari, anzi, più paesi si sono dotati di armi atomiche, c'è il mercato nero, i terroristi sono orientati a comprare e rubare armi nucleari e si potrebbe arrivare al punto in cui non ci si potrà più difendere da loro. Dobbiamo agire per vivere liberi dalla paura nel XXI secolo. Mentre si impegnano febbrilmente nella corsa alle armi nucleari, gli stati esprimono intenzioni pacifiche e fervente speranza che queste armi non verranno mai usate. Durante la guerra fredda, gli stati hanno pensato di garantire la pace armandosi. Ritenevano che il semplice possesso delle armi nucleari potesse scoraggiare l'altro dall'attaccare. La cosiddetta deterrenza nucleare creava una situazione di apparente equilibrio che si fondava sulla paura dell'altro. Oggi che la guerra fredda è finita, si continuano a possedere le armi nucleari. Esse vengono considerate un indice di potenza e prestigio per gli stati che le hanno. Più gli stati spendono per le armi e per ciò che chiamano difesa, meno le persone sono di fatto sicure. Per la ricerca, la produzione, i test, la manutenzione e il rinnovo delle armi nucleari si spendono cifre spropositate.
Il mondo investe 1.464 miliardi di dollari all'anno per le spese militari. Con solo il 4% di questo denaro si potrebbero risolvere molti dei più grandi problemi del pianeta. 19 miliardi di dollari all'anno eliminerebbero la fame e la malnutrizione nel mondo. 12 miliardi di dollari all'anno potrebbero garantire la scolarizzazione a ogni bambino del mondo. 23 miliardi di dollari all'anno potrebbero fermare la diffusione di AIDS e malaria. Allora, solo il 4% delle spese militari annuali risolverebbe questo problema. Allora, gli extraterrestri vogliono conquistarci, mangiarci la nostra energia, ma per favore. Siamo indigesti, molto indigesti. Allora, il salone degli specchi avanza, quindi ci porta in maniera sempre più pesante quanto siamo stati folli. Allora, questi sono i diagrammi della diffusione della nube di Fukushima censurati, questi sono quelli reali. Vi faccio vedere l'animazione di quelli reali. In confronto con quelli praticamente hanno, vedete, Fukushima è qui, questo è l'altro emisfero, vedete, arriva qui, come arriva sugli Stati Uniti, la nuvola praticamente si dissolve, invece in realtà guardate com'è. Praticamente tutti gli Stati Uniti d'America, tutto il Canada, la parte del Nord Europa viene irraggiata, compresa la Siberia, la zona del Giappone, guardate. Obama ha vietato le misurazioni e la diffusione dei dati. Allora, tenendo conto di quello che hanno detto gli extraterrestri, il problema dell'arma, ma dove andiamo a finire? E queste sono solo le nubi radioattive. Voi sapete che hanno sversato in mare migliaia di tonnellate di acqua super radioattiva. Hanno fatto una ricerca l'anno scorso, questi sono i due scienziati, praticamente hanno già stimato che a fine anno scorso in America sono morte 14.000 persone di malattie provocate dalla nube radioattiva di Fukushima. In Italia non si ha nessun tipo di dato. Questo senatore americano, Biden, è stato a Fukushima ad aprile, gli hanno permesso solo di vedere il reattore numero 4 perché l'1 e il 3 probabilmente sono già in sprofondamento, perché il nocciolo radioattivo in fusione arriva a 4.000 gradi di temperatura, l'acciaio più forte che noi abbiamo fonde a 2.000 gradi, meno di 2.000 gradi, quindi non c'è nessun metallo della Terra che può contenere un nocciolo nucleare in fusione. Questo ci dice la follia dell'essere umano. Queste sono uno studio della Cina. La percentuale di radioattività del mare è 300 volte superiore al consentito. Quella di stronzio di 100 volte. Questa è quella di cesio e questa è quella di stronzio. Il tonno radioattivo viene già pescato negli Stati Uniti d'America. Il governo americano ha acquistato 450 milioni di munizioni ad uso di sicurezza interna. Quindi temono che la gente, se diventa consapevole di questa situazione qui, si ribella e allora spareranno sulla gente. Fukushima di fatto rappresenta quasi una fine del mondo, e se consideriamo che il reattore numero 4 è sull'orlo del collasso, un piccolo terremoto potrebbe trasformarlo in un cumulo di macerie. Sono 1565 le barre di combustibile nucleare contenute all'interno della piscina, che comprendono il 6% di plutonio, un combustibile che ha il potenziale di uccidere 2,89 miliardi di persone. Allora, c'è una storia che praticamente pare che durante il Reagan e Bush padre l'America abbia venduto miliardi di dollari di armi al plutonio al Giappone e che li abbiano custodite nelle centrali nucleari, per queste non le fanno ispezionare. Anche a Fukushima si pensa che ci siano, e considerate che Fukushima è una delle 54 centrali atomiche del Giappone, nazione estremamente sismica, e Fukushima ha 10 volte di più la quantità di materiale fissile che c'è da Chernobyl. A Chernobyl c'erano 180 tonnellate di materiale, a Fukushima 1760. Quindi Fukushima potrebbe rappresentare un pericolo mortale per l'umanità. E qui vediamo quanto gli extraterrestri hanno cercato di avvisarci in anticipo a lasciar perdere questo discorso. 19 ottobre 2012 l'ambasciatore giapponese, il reattore 4 di Fukushima, sta affondando, cioè si sta innescando quella che viene chiamata la sindrome cinese. Allora io
mi sparerei sulla testa con queste notizie se non avessi la certezza assoluta che ci sono questi bellissimi esseri cosmici e nostro Signore Gesù Cristo che torna sulla Terra. Voglio concludere con le ultime notizie che prendo così al volo tra le tante. Vedete, c'è chi nel grano, il Sole con la doppia elica, raggi, sono 6 raggi con la doppia elica del DNA, 4 luglio 2002. Altro cerchio nel grano, 28 agosto stesso anno, 10 anni fa, addirittura in questo caso la doppia elica, sempre 6 raggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, così come la disegniamo nei nostri articoli scientifici. Ma perché il Sole lo fanno a 6 raggi? Perché 6 raggi è il monogramma di Cristo. Cristo cristallo, vedete, questo è un cristallo di neve comparso vicino a Stonehenge, dentro un esagono. L'esagono può essere visto come un cubo. Il cubo rappresenta la materia, la tridimensionalità. Quindi il cuore della materia, della creazione, comunque è Cristo. E questo è il monogramma di Cristo. Questo è come lo disegnavo nella ruota solare dei Galli. Questo è il monogramma di Cristo, come lo disegniamo noi. Però il nostro Signore e i suoi angeli ci hanno promesso che non è difficile entrare nel Regno. Quindi lascio al Maestro le parole con cui lui stesso spiega cosa bisogna fare per far parte di questa nuova società, che è la stessa cosa che ci hanno detto i Maya, cioè le azioni. Quando verrà il figlio dell'uomo nella sua maestà con tutti i suoi angeli, siederà sul trono della sua gloria. Allora si raduneranno dinanzi a lui tutte le genti e separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capretti alla sinistra. Poi il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi sino dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui pellegrino e mi albergaste, ignudo e mi rivestiste, infermo e mi visitaste, carcerato e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti vedemmo affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti vedemmo pellegrino e ti abbiamo accolto, ignudo e ti abbiamo rivestito? Quando ti vedemmo infermo o carcerato e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico, quando ciò faceste ad uno dei minimi di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Grazie per la pazienza.